già, a quelle che abbiamo già conosciuto nei mesi precedenti, e penso che anche questo non solo è un punto d'arrivo importante di questo gruppo che ha iniziato a grosso modo 16-18 mesi fa a mettere insieme le ricerche, anche immagino, ma lo stiamo pensando, il punto di arrivo di un altro blocco di ricerche un po' più, diciamo, più ampio anche sul contesto internazionale, su cui pensiamo di tornare l'anno prossimo. Ma non devo anticiparlo, mi limito a ringraziare tutti gli amici, i colleghi che partecipano al gruppo e soprattutto Alessandro, che chiaramente ne è stato l'anima portante, l'organizzatore dal primo momento. A dopo e buon lavoro. Allora, grazie mille e chiaramente un grazie doppio a Carmine Pinto, sia nella qualità di direttore del dipartimento che soprattutto di coordinatore del progetto PRIN nel quale ci troviamo. Ed è un grazie che voglio chiaramente estendere a Emiliano Beri, a Spiros Tsimpis, che sono gli altri due membri del comitato scientifico che hanno fatto sì che questo gruppo di ricerca potesse prendere forma e continuare a lavorare nonostante le difficoltà logistiche e sanitarie di questi mesi. Prima di cominciare con i lavori veri e propri, credo sia giusto introdurre rapidamente il seminario, a partire in particolare da tre elementi: l'inquadramento storiografico delle ricerche, l'approccio di studio che ha caratterizzato e caratterizza i lavori che lo compongono, e infine le prospettive e gli obiettivi di questi paper che stanno diventando saggi. Allora, tradizionalmente la guerra irregolare, questo è un argomento che soprattutto con Emiliano e Spiros abbiamo dibattuto, evoca memorie del secolo breve. In particolare ci rimanda ai cliché della lotta del debole contro l'oppressore, simboleggiati direi dalle imprese di Lawrence d'Arabia nel deserto giordano, di Mao Zedong tra i monti dello Xinjiang o di Che Guevara sulla Sierra Maestra. Eppure lo spunto di riflessione che ci ha accomunato è questo: la guerra irregolare costituisce una delle più antiche forme di conflitto. Praticata sin dagli albori della storia delle civiltà, è però con l'età delle rivoluzioni che sia in termini teorici che in termini strategici, come cominceremo a vedere da oggi pomeriggio, ha assunto una vera e propria fisionomia moderna. La nostra idea è quindi che banditismo, guerriglia e insurrezione contro insurrezione siano variabili di un fenomeno universale di lotta per il potere, praticate in nome della contestazione della legittimità tradizionale e volte a rovesciare i secolari criteri di detenzione della sovranità. Dalla metà del Settecento alla Prima Guerra Mondiale, che è la cronologia scelta da questo gruppo di ricerca, si è notato come la proliferazione di attori in armi sia stata intrinsecamente collegata ai nuovi processi di politicizzazione, in un'epoca, come sappiamo, segnata dallo scontro tra rivoluzione e controrivoluzione, dall'ascesa dei nazionalismi e dall'espansione degli imperi. Non è stato un caso quindi che la stessa dottrina della cosiddetta piccola guerra sia stata codificata per la prima volta nel 1812 dal generale von Clausewitz. Il riferimento principale era proprio alla reazione popolare della Vandea e alla resistenza spagnola contro la Grande Armée. Inoltre, abbiamo notato come peculiare del XIX secolo sia stato il fatto che la guerra irregolare nelle declinazioni appunto di guerriglia, banditismo e insorgenza e controinsorgenza sia stato un fenomeno assolutamente complementare e non incompatibile con l'esperienza dei grandi conflitti regolari e su larga scala. Queste variabili hanno infatti contraddistinto, tra gli altri, il corso della guerra d'indipendenza latinoamericana, la guerra grande in Uruguay, le guerre carliste in Spagna, la guerra civile americana o la guerra contro il brigantaggio nel Mezzogiorno. Priva però delle connotazioni ideologiche tipiche
del Novecento, la guerra irregolare del XIX secolo avrebbe segnato in maniera profonda l'architettura delle formazioni statuali e imperiali, influenzando di conseguenza i processi di governance politica, oltre a lasciare anche un'eredità ingombrante di traumi e fratture nella società moderna. A livello storiografico, uno spunto dal quale io, Spiros ed Emiliano siamo partiti è stato quello di revisionare due correnti storiografiche che in particolare nel Novecento sono state prevalenti: gli studi sociali e gli studi militari sull'insorgenza. Da un lato, infatti, sulla scia del paradigma classico del primitive rebel, la storiografia ha interpretato a lungo banditismo, guerriglia e insorgenza a partire da un approccio socio-economico che ha fatto leva sui tropi convenzionali di analfabetismo, primitivismo sociale e tribalismo comunitario. Dall'altro, sulla scorta della teoria militare classica, la storiografia ha considerato queste variabili di guerra irregolare, sia per mare che per terra, come il dispositivo esclusivo di forze subalterne o senza eserciti. Negli ultimi anni, tuttavia, è emersa una nuova corrente di ricerche che ha osservato e declinato queste forme alla luce dei moderni processi di politicizzazione. Studi in questa direzione hanno messo ad esempio in evidenza il ruolo del banditismo nella determinazione di confini e frontiere statuali, l'esistenza di legami interclassisti tra elite economiche, oligarchie politiche e gruppi banditeschi guerriglieri, l'apporto di gruppi armati irregolari alla modernizzazione in senso capitalista delle comunità rurali, o ancora l'esistenza di forze irregolari all'interno di armate regolari ed ufficiali. Qual è stato l'approccio all'origine del gruppo di ricerca e quali gli obiettivi? Come si sa, a livello concettuale il termine guerriglia è una nozione polivalente che non possiede una definizione omnicomprensiva che la possa astrarre quale realtà storica univoca e trascendente. Al contrario, si è decisi di adottare per questa nozione e di applicare il suo significato estensivo, includendo in questa ampia categoria le forme di combattimento in ambito politico fondate sull'annullamento dei vantaggi della superiorità numerica dell'avversario, l'uso della conoscenza del territorio, la rapidità d'azione e la non costrizione nel tempo di guerra classico, nel quadro appunto di una lotta politica tra forze asimmetriche ma speculari per caratteristiche, modalità operative e matrice sociale. Nel corso dell'Ottocento, banditi, guerriglieri e capi controrivoluzionari, nelle molteplici varianti di bandoleros, briganti, cosacchi, gauchos, haiduks, partigiani o milizie territoriali, hanno segnato profondamente logiche e strategie della guerra irregolare. Si è trattato di figure spesso carismatiche, organizzate in compagnie private o unità irregolari, molto mobili, a capo di azioni di insorgenza armata tout court, ma anche reazione sociale, rivolta politico-religiosa, che hanno intrecciato proprie ambizioni individuali a più generali rivendicazioni di tipo politico. Spesso hanno operato, e lo vedremo nei casi di oggi con particolare riguardo al Mediterraneo, tramite assalti, imboscate e sabotaggi contro l'autorità ufficiale. Talvolta applicando anche pratiche di attacco e scorribanda nei confronti di civili. E al contempo hanno agito spesso sia in tempo di pace che in condizioni di guerra, preferendo aree periferiche o rurali o a scarso controllo statale,
senza però escludere l'azione nei centri urbani. E comune per questi attori è stato anche il ricorso alla pirateria per fiumi, lagune e mari. Infine, oltre a esercitare la violenza per scopi politici preminenti, non di rado hanno tentato di legittimarsi tramite l'uso di narrazioni ideologiche, simboliche e religiose ad alto impatto performativo, influenzando quindi forme di insorgenza e repressione in una duplice attività, sia di attività ordinaria che straordinaria, di azione insorgente che contro insurrezioni. Complessivamente, e mi avvio a concludere, questo gruppo di ricerca si è concentrato su tre linee di indagini generali. La prima intende analizzare l'impatto della guerra irregolare sulla costruzione della statualità, a partire in particolare dai casi di Balcani, Calabria, Corsica e Spagna carlista. Si cercherà di comprendere in che modo gruppi armati irregolari sono stati aggregati, cooptati o utilizzati dai gruppi di potere legittimi al fine di esplorare le ripercussioni di questa dinamica sulle istituzioni e sulle società di riferimento. La seconda, invece, intende affrontare i nessi tra guerra irregolare e governance. Pur ricorrendo alla violenza con vari livelli di intensità e professionalizzazione, i gruppi armati irregolari non hanno mai esercitato un uso esclusivo della coercizione verso la popolazione civile o nei confronti dell'autorità ufficiale. Al contrario, come i casi di Brasile meridionale, Cuba coloniale e Rif marocchino, si dimostrerà come banditi, guerriglieri e capi controinsurrezionali, per legittimare la propria agenda politica, si siano infatti impegnati nell'attivismo sociale o nell'impresa economica, regolare o clandestina, governando quindi porzioni di territorio e stabilendo un dominio parallelo sulle aree occupate. In tale direzione sarà quindi obiettivo del seminario mettere in luce pratiche locali di governo e ridiscutere il loro impatto sui processi formali e informali di definizione più o meno temporanea della sovranità. Infine, la terza linea intende esaminare le dinamiche sociali vere e proprie della violenza irregolare. Come a partire da oggi i casi di Liguria e poi nel prossimo appuntamento Nuova Granada, Bulgaria e Mezzogiorno evidenzieranno, banditi, guerriglieri e forze controinsorgenti hanno agito tramite una grande varietà di repertori operativi: assedi, campagne di repressione, incursione, atti di pirateria, raid. Hanno spesso accelerato o frenato, a seconda dei casi, mobilità sociale di ceti popolari e classi coinvolte nei conflitti in corso, fino ad alimentare o ad erodere l'ordine etnico, politico e istituzionale dei contesti di riferimento. La violenza quindi verrà analizzata per comprendere in che modo appunto queste variabili di guerra irregolare abbiano avuto un effetto nella ridefinizione istituzionale degli ordinamenti sociali. Questi tre obiettivi intendono dialogare tra loro e offrire una nuova proposta interpretativa rispetto a variabili appunto quali guerriglia, banditismo, insorgenza e controinsorgenza che sono state all'origine e alla base della grande lotta politica in età moderna. Mi fermo e a questo punto lascio la parola al nostro chair Giulio Tadascione. Grazie Alessandro, soprattutto grazie per questa bella introduzione che ci porta appunto densamente già al cuore un po' degli argomenti di questa prima sessione, quella di oggi, che si intitola appunto Ordine e repressione nel Mediterraneo. Io appunto ho un ruolo operativo, voglio soltanto ricordare un po' le regole di ingaggio. Ci siamo accordati, no, più o meno per 15 minuti per ciascun intervento, quindi gli interventi di Emiliano Beri, Paolo Calcagno,
Carmen Caligiuri e Antoine-Marie Graziani, poi ci sarà l'intervento insomma del discussant Arianna Risirota e poi apriamo quindi subito un dibattito, quindi favoriamo insomma con questi tempi un po' più rapidi il dibattito e poi infine le repliche finali appunto dei relatori. Questo è quello che dovevo fare io e se non adesso quindi devo cedere subito la parola a Emiliano Beri dell'Università di Genova che ci parla di guerriglia, controllo del territorio e potere in Corsica tra il 1741 e il 1755. Prego. Grazie Giulio, buon pomeriggio a tutti. È già il terzo incontro che facciamo di questa nostra linea di ricerca. Nel primo incontro avevo presentato la mia ricerca, il mio lavoro, principalmente nella dimensione politico-strategica. Nel secondo mi ero soffermato essenzialmente sugli aspetti operativi e operazionali. Oggi cercherò di fare brevemente nei tempi stabiliti un quadro generale, ossia di tirare le fila e di descrivere in maniera per quanto più possibile sintetica anche sotto il profilo evenemenziale, perché il quadro evenemenziale è necessario per capire le riflessioni contenutistiche. Comunque cercherò di fare un discorso quanto più possibile generale che vada a riprendere i temi dei due precedenti che ho trattato nei due precedenti incontri senza scendere eccessivamente in profondità perché il tempo non me lo permetterebbe. Per iniziare, per introdurre una premessa necessaria, perché sui 40 anni di guerre di Corsica, di quello che viene definito la rivoluzione di Corsica, che inizia nel 1729 e termina con la cessione dell'isola alla Francia nel 1768, perché mi sono concentrato sugli anni che vanno dal 1741 al 1755. Mi sono concentrato su questo quindicennio perché è una frase cruciale nel determinare quella che è la configurazione definitiva del conflitto, sia un conflitto che diventa progressivamente una rivoluzione indipendentista connessa a quello che sarà, a partire dal 1755, un progetto repubblicano costituzionalista proposto da un leader di spessore come Pasquale Paoli. È in questa fase centrale del conflitto che il confronto, quella compresa fra 1740 e 1755, che il confronto politico-militare tra Genova e il fronte corso antigenovese ha assunto la dimensione dominante di competizione per l'esercizio del potere pubblico. Da una parte Genova, la cui azione ha gravitato essenzialmente sull'obiettivo di ricostruire legittimità, una legittimità che nel decennio precedente era stata erosa dai successi ottenuti dai sollevati, dai ribelli. Dall'altra parte i leader dei ribelli, i cosiddetti malcontenti, malaffetti, come vengono definiti nella documentazione genovese, la cui linea di azione è andata progressivamente convergendo, le diverse linee di azione sono andate progressivamente convergendo sul progetto di dare forma a uno Stato corso indipendente, repubblicano, ossia di arrivare a quello che sarà il progetto paulista, attraverso un percorso di costruzione della legittimità e attraverso il percorso di costruzione della legittimità di un progetto politico alternativo a quello di restaurazione della sovranità genovese. Un percorso di costruzione della legittimità che ha avuto come fulcro, come centro di gravità, l'amministrazione della giustizia, ossia l'esercizio della giurisdizione, anche e soprattutto sotto il profilo operativo. Nel 1741, quando inizia questo quindicennio particolare, convulso della rivoluzione corsa, il conflitto viveva sostanzialmente una fase di stasi, una fase di stasi, di tranquillità che era stata generata
dal massiccio intervento militare francese che aveva preso corpo 3 anni prima, e intervento militare francese che aveva neutralizzato sotto il profilo strategico la sollevazione, e in questo momento garantiva uno stato di quiete quantomeno apparente, di un quiete effettiva, grazie a una capillare presenza militare sul territorio, ossia all'esercizio efficace di un controllo del territorio garantito da un corpo di spedizione di circa 10.000 uomini. Capillarità del dispositivo di controllo militare e forza della presenza militare erano efficaci nella misura in cui rappresentavano un deterrente notevole verso la ripresa della sollevazione, in primo luogo in 2 regioni chiave del teatro corso dell'isola, la Castagniccia e la provincia di Corte, 2 regioni montane, 2 regioni che erano state il fulcro delle sollevazioni precedenti e rappresentavano il santuario dei malcontenti. La consistenza della forza militare franco-genovese, corpo di spedizione francese, ma anche truppe genovesi, era condizione necessaria per un efficace esercizio della giurisdizione nella forma delle operazioni di polizia, delle marce di giustizia, che erano affidate a distaccamenti e colonne mobili dell'esercito, debolmente appoggiate in questa fase da formazioni paramilitari corse lealiste. Questa condizione di tranquillità venne sconvolta nel 1641, quando la Francia, per effetto dell'impegno nella guerra di successione austriaca, decide di disimpegnare il proprio corpo di spedizione dall'isola. Per effetto di questa decisione, Genova valuta la possibilità di procedere a massicci reclutamenti straordinari di truppe regolari per mantenere la presenza militare nell'isola in una dimensione nell'ordine dei 10.000 uomini. Ma constatata l'impossibilità di procedere per problemi finanziari, l'impossibilità di portare avanti questo tipo di strategia basata su massicci reclutamenti straordinari di truppa, ecco che Genova decide di ripiegare su una strategia ben più modesta, incentrata su una serie di concessioni di natura fiscale che prenderanno il nome, verranno varate sotto il nome di regolamento del 1742, le concessioni accompagnate da un modesto incremento della forza militare, il massimo che le disponibilità finanziarie in quel momento avrebbero permesso. Elemento centrale, problematico, è che la pubblicazione del regolamento doveva coincidere con l'esazione della taglia, un'imposta diretta che non veniva più riscossa dall'inizio della sollevazione. L'operazione di esazione venne identificata dalle autorità genovesi come il momento più delicato del processo di pacificazione. Perché? Perché doveva essere affidata a quelle stesse colonne mobili impegnate nelle marce di giustizia, e si trattava di un'operazione particolarmente delicata proprio in quelle due province che ho citato prima, ossia la Castagniccia e la provincia di Corte. Perché particolarmente delicata? Perché il disimpegno militare francese aveva indebolito la consistenza del dispositivo militare in Corsica, ne aveva compromesso la capillarità, aveva dilatato lo spazio operativo, riducendo la quantità di truppe disponibili e il numero dei presidi, e aveva dilatato anche i tempi operativi, ossia le colonne venivano impegnate a maggiore distanza dai presidi e su spazi molto molto più ampi, in un territorio montano che ben si prestava a azioni di
ad imboscate, ad azioni di guerriglia, ad azioni di disturbo delle bande malcontente contro queste colonne impegnate tanto nell'operazione di polizia quanto nell'esazione della taglia. Constatata la problematica cruciale, il commissario generale, la massima autorità civile e militare in Corsica, il commissario generale Domenico Maria Spinola, aveva deciso di concentrare la maggior parte delle truppe nella provincia di Corte e nella Castagniccia. Ma nonostante la concentrazione di tutte, sostanzialmente la quasi totalità delle risorse militari genovesi in quest'area cruciale, durante l'inverno 1742-1743, in corrispondenza dell'inizio dell'esazione della riscossione della taglia, ecco che scoppia una nuova sollevazione. Una nuova sollevazione che scoppia in Castagniccia e nella provincia di Corte. Spinola corre rapidamente ai ripari, mobilita massicciamente le formazioni paramilitari corse del notabilato lealista, del partito lealista, ma nonostante questa massiccia mobilitazione, la presenza militare genovese deve rapidamente rifluire verso la costa e lasciare sostanzialmente fuori controllo il territorio montano collocato nel centro dell'isola. Al reflusso della presenza genovese verso la costa, in primo luogo per quanto riguarda la parte settentrionale dell'isola, corrispose dal punto di vista dell'azione, dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista politico-strategico, un sostanziale inversione dei ruoli. Quelle che prima erano bande di guerriglieri che avevano agito essenzialmente sotto il profilo del colpire e fuggire, le bande malcontente, vengono riorganizzate per controllare il territorio, per agire come braccio armato di un magistrato di giustizia appena costituito, che rappresenta una embrionale forma di organizzazione statuale che i ribelli si danno per come forma di governo alternativo a quello genovese. Inversione dei ruoli perché? Perché contemporaneamente quelle che erano le forze di sicurezza genovesi e corso genovesi vengono sempre più impegnate in azioni di guerriglia nel territorio controllato dal governo ribelle, ossia si impegnano in quella forma di azione operativa che fino a quel momento principalmente erano state deputate a contrastare. Di fronte a questa situazione di crisi, e siamo nel 1743, il governo genovese considera la possibilità di intensificare il suo impegno militare nell'isola, ma nel 1743 deve cominciare a spostare lo Genova, deve cominciare a spostare lo sguardo dalla Corsica a quello che succede alle sue spalle, alle spalle di Genova, oltre gli Appennini. Perché? Perché nel quadro della guerra di successione austriaca sta cominciando a prendere forma un'alleanza austro-sabauda che andrà a coinvolgere Genova. Genova quindi decide di, in questa fase, matura la decisione di entrare nella guerra di successione austriaca come alleata delle colonne borboniche e contestualmente ritira truppe dalla Corsica, una presenza militare già debole che viene ulteriormente indebolita e una strategia che passa da un obiettivo repressivo a un obiettivo conservativo. Ossia viene abbandonata la prospettiva di poter risolvere attraverso un nuovo sforzo repressivo la situazione di crisi e viene varata una strategia ben più modesta, incentrata sulla conservazione delle posizioni tenute fino a quel momento fino alla fine della guerra di successione austriaca, fino alla fine dell'emergenza generata dall'alleanza austro-sabauda sul continente. Terminata
la guerra, una guerra che in Corsica è una fase che in Corsica è caratterizzata da una recrudescenza della guerriglia e una corsizzazione della guerriglia, perché sono essenzialmente formazioni paramilitari, corse lealiste che affrontano formazioni paramilitari, corse ribelle. Terminato il conflitto, Genova prova nuovamente a attuare una politica di restaurazione attraverso un modesto, nuovamente modesto, sforzo di incremento della presenza militare e una serie di concessioni più sostanziose dal punto di vista politico rispetto a quelle contenute nel regolamento del 1742. La strategia genovese essenzialmente fallisce perché l'impegno militare successivo al 1748, lo schieramento di forze di sicurezza in Corsica è ancora più modesto di quello attuato tra 1741 e 1742. Perché? Perché la guerra di successione austriaca che terminata nel 1648 ha lasciato letteralmente traumatizzate le casse pubbliche della Repubblica. E se nel 1742 l'elemento di debolezza era stata la pochezza del progetto politico, ossia la modestia, l'inconsistenza delle concessioni sotto il profilo politico contenute nel regolamento del 1642, ora che le concessioni sono di spessore, di sostanza politica notevolmente superiori, ossia accolgono almeno in parte quell'istanza di partecipazione al potere politico che veniva fin dall'inizio della sollevazione dal notabilato portata dal notabilato ribelle, ecco che dall'altra parte abbiamo una capacità repressiva del dispositivo di sicurezza e del dispositivo militare notevolmente minore. Dei due poli cruciali per dare sostanza al progetto di restaurazione genovese, sia nel 1742 che nel post 1648, uno manca di sostanza, di forza, prima quello politico, poi quello militare. Nei sette anni che separano il 1648 e il 1655 prende corpo progressivamente in questo quadro di debolezza dell'azione politica e dell'azione militare genovese quello che sarà il progetto repubblicano costituzionalista indipendentista corso, che si concretizzerà con l'ascesa di Pasquale Paoli alla leadership della sollevazione. Un progetto che avrà quali elementi cruciali di successo? La capacità di costruire consenso intorno alla proposta politica e la capacità, attraverso sempre la dimensione operativa della guerriglia, di neutralizzare, marginalizzare progressivamente la principale risorsa armata genovese in Corsica, ossia le formazioni mobilitate dal partito lealista. Perché? Perché questa componente del dispositivo militare genovese, che era diventata predominante a partire sostanzialmente dal 1743, si mantiene predominante anche nella fase successiva della guerra fino alla conclusione del conflitto, fino al 1768. Un conflitto tra corsi, una guerra civile tra corsi, in cui la dimensione operativa predominante è la guerriglia e la controguerriglia, reciprocamente condotta, ossia entrambi gli schieramenti utilizzano queste formazioni irregolari, le formazioni irregolari e paramilitari, tanto come strumento di controllo del territorio, come forza di sicurezza, quanto come strumento di decostruzione del controllo del territorio, ossia come formazioni guerrigliere. Vedo che il tempo è passato rapidamente, quindi concludo qui e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, grazie Emiliano Beri. Ovviamente appunto l'idea è di poi recuperare tutti i temi nel dibattito, di favorire la discussione, quindi sicuramente è possibile riprendere tutto quanto più tardi. Sempre in nome appunto di questa logica, ci spostiamo sempre nel Mediterraneo verso Genova, che appunto è stata evocata peraltro, per ottime ragioni, appunto per quelle che ha affrontato Emiliano Beri. Adesso invece cedo la parola a Paolo Calcagno, dell'Università di Genova, che ci parla della giunta contro i banditi nella Repubblica di Genova nella seconda metà del Settecento. A lui la parola, sempre più o meno un quarto d'ora, insomma, senza il fucile puntato. Grazie Giulio, grazie, mi sentite vero? Sì, grazie Giulio, grazie naturalmente anche Alessandro, Carmine e tutti gli organizzatori per il coinvolgimento nel progetto e per questo rapporto di collaborazione che si è instaurato, di cui sono molto contento. Io qua in questa sede provo a portare così i risultati provvisori del mio lavoro fino a questo punto, in vista soprattutto della pubblicazione che è stata evocata da Alessandro della monografia, credo, nel corso del 2022, e proverei, ecco, vorrei far tesoro di questa occasione, proverei a valutare con tutti voi, con la discussant ovviamente, ma con tutti voi, la coerenza della proposta con gli obiettivi e la griglia di questioni storiografiche e analitiche individuata in partenza molto bene da Alessandro Bombini. Come ho già spiegato in precedenti occasioni, all'interno di questo progetto, io iniziai a occuparmi del fenomeno del banditismo in Liguria, specifica diciamo attinenza all'area Ligure in età moderna, già una decina di anni fa. Ecco, avevo messo a fuoco questo tema, questo argomento, soprattutto la repressione del fenomeno banditesco in Liguria in età moderna una decina di anni fa. Infatti erano uscite un paio di cose mie sull'argomento, una su Società e Storia, tra l'altro tra 2009 e 2010. Perché questo? Perché questa mia ricerca rappresentava un mio personale contributo a un altro PRIN di parecchio tempo fa, di una decina di anni fa, esattamente 10, se pensiamo che questo è il PRIN 2017, e quello a cui faccio riferimento era il PRIN 2007, un vecchio PRIN coordinato dal professor Livio Antonielli dell'Università Statale di Milano. E praticamente il mio contributo era stato proprio quello, tra i tanti, spero, che gli ho dato, quello di aver appunto studiato questo fenomeno e soprattutto la dimensione della repressione, cioè come gli apparati statali attuarono appunto una repressione del banditismo in Liguria tra 6 e 700. Naturalmente in questa sede, vista un po' la cronologia che è stata individuata, cosa ho fatto? Mi sono spostato un pochettino più avanti, sostanzialmente, e quello che vi descrivo quest'oggi in sintesi è un lavoro nuovo che io ho fatto all'interno di questo gruppo di studi, che ha provato a esaminare l'attività della giunta contro banditi, di questo organo di governo finalizzato alla repressione del banditismo, però questa volta nella seconda metà del Settecento, al fine di individuare quindi elementi di permanenza, di elementi di novità nella gestione del problema in seno al governo appunto della Repubblica di Genova. Dicevo, quando ho iniziato a occuparmene, in realtà avevo spostato, cioè avevo contemplato un'altra cronologia, soprattutto in virtù del fatto che la giunta contro banditi, così do subito anche una notazione di carattere cronologico, in virtù del fatto che la giunta contro banditi viene creata nel 1651, a metà del 600, quindi inizialmente la mia osservazione era stata prevalentemente sul XVII secolo. Un XVII secolo in cui però effettivamente l'attività della giunta contro i banditi stenta ad affermarsi. Do qualche notazione rapida proprio sulla fase, diciamo, generativa, per poi appunto spostarmi invece sulla cronologia che più interessa
all'interno di questo gruppo. Diceva appunto, giunta contrabbanditi che nei decenni della seconda metà del XVII secolo stenta un po' ad affermarsi, in quanto per alcuni anni non si insedia, dopodiché le sue attribuzioni passano a un'altra magistratura, un altro organo di governo che è quello dell'inquisitore di Stato, inquisitore di Stato che sostanzialmente rappresentano i servizi segreti della Repubblica, giunta che poi riprende a operare nel 1665, quindi un po' di tempo dopo, una quindicina di anni dopo, e che poi nella seconda metà del secolo appunto riesce a operare con grandi successi, in realtà, e le voci che arrivano dal dominio della Repubblica di Genova sono voci che testimoniano di una difficoltà appunto del governo, di questo organo specifico dedicato alla lotta al banditismo, di reprimere il fenomeno, di controllare il fenomeno. Tant'è vero che nel saggio che ho preparato per il libro, il primo paragrafo si intitola proprio un esitante avvio dell'attività della giunta genovese. Salto di qualità, a mio modo di vedere, ho avuto modo di appurarlo, si verifica invece proprio nel XVIII secolo. In realtà già all'inizio del XVIII secolo viene attuata una riforma abbastanza importante da parte del governo con l'istituzione nel 1705 delle compagnie controbanditi. Le compagnie controbanditi sono delle milizie locali che vengono reclutate sul territorio a livello di parrocchia con un capitano e un certo numero di caporali, completate da un campanaro che deve appunto suonare le campane a martello, come si faceva al tempo, per segnalare occasioni di pericolo. Queste compagnie controbanditi, che non sono altro che, come posso dire, un affidamento alle realtà locali della gestione del problema, perché di fatto questo è, la giunta responsabilizza le comunità locali, affida le comunità locali, scarica, potremmo dire con un altro verbo forse più pregnante, sulle comunità locali la gestione del problema, queste compagnie vengono di nuovo confermate due volte nel corso del Settecento, con delle piccole modifiche, ma in cui sostanzialmente si ridà un nuovo slancio a questa iniziativa, prima nel 1738 e poi nel 1763, rimanendo fino alla fine dell'antico regime, quindi fino alla caduta della Repubblica aristocratica, 1797 con Napoleone, rimanendo fino alla fine dell'antico regime lo strumento cardine su cui è imperniata la strategia di contrasto al fenomeno all'interno della Repubblica di Genova. Come si fa a far operare al meglio queste compagnie? Lo si fa attraverso una serie di privilegi che vengono concessi ai membri di queste compagnie, privilegi fiscali, privilegi di non essere perseguiti per debiti civili, privilegi legati al fatto che non devono partecipare alle guardie di sanità, che è un'occupazione che è particolarmente detestata, diciamo, dalle popolazioni, perché le sottrae dalle diciamo occupazioni quotidiane. E poi anche un altro privilegio che ha a che fare con, come posso dire, la distinzione sociale al tempo, che è quello il diritto di portare le armi. Inoltre a questi privilegi si somma un meccanismo di premialità, per cui in caso di cattura di banditi viene assegnato un premio in denaro. Effettivamente dalla documentazione appare che ci sia una maggiore capacità di operare sul territorio e di ottenere, di conseguire anche dei discreti risultati con catture, con episodi in cui le compagnie danno buona prova di sé, ma alla lunga, diciamo, hanno la meglio invece i segnali in contrario, in quanto poi vengono fuori anche molte collusioni tra i membri di queste compagnie e i banditi, perché poi sostanzialmente in queste società locali, in queste micro società locali di comunità, molto spesso
c'erano legami parentali molto stretti. E poi un altro problema molto importante è che il denaro con il quale si pagavano i premi di cattura veniva raccolto dalle famiglie dei banditi, che si erano resi, si erano macchiati di reati, o dalle comunità stesse dove il reato era avvenuto, e la difficoltà nel recuperare, nel rastrellare il denaro per poi pagare i premi, diciamo che poi fa venire meno quell'incentivo legato al meccanismo premiale che invece avrebbe voluto essere, come dire, la chiave di volta per far funzionare queste compagnie. Ma il dato di fondo che mi interessa, al di là dei successi o degli insuccessi di questa strategia, evidentemente di responsabilizzazione degli enti locali, come vi dicevo prima, il dato di fondo è che attraverso questa strategia lo Stato, il governo della Repubblica, naturalmente dimostra tutta la sua incapacità nel farsi carico del problema. Certo, è un modo col quale si coinvolge anche il territorio nella comune gestione di un problema, appunto, che riguarda sia lo Stato, sia il governo, sia il territorio, ma sicuramente, appunto, il problema è quello che puntare sulle compagnie contrabbandite avrebbe richiesto anche una formazione, una professionalizzazione, prevedere salari certi a queste persone, cosa che non viene fatta, anche perché siamo in un'ottica di antico regime, e un po' dappertutto questi problemi, diciamo, si manifestano, non è soltanto un problema prettamente genovese. Per quanto riguarda invece le modalità e i luoghi in cui si manifesta il banditismo, dico questo perché ho provato nel saggio a sviluppare due questioni. Una è quella, appunto, dello sviluppo delle strategie di repressione, no? Di come la giunta contrabbanditi prova a operare per risolvere il problema. L'altra questione è quella legata proprio alle pratiche operative, a come e a dove i banditi operano nel contesto ligure del secondo Settecento. Naturalmente questo ci porta anche a cambiare tipologia di fonte e a passare c'è un microfono forse attivato. Mi sentite, vero? Sì, posso andare avanti? Quindi a passare dalla fonte prettamente normativa, grida, ordinanze, leggi che ci spiegano come evolvono le strategie repressive da parte degli apparati pubblici, si passa, no, naturalmente alla fonte giudiziaria. Ecco, è proprio la fonte giudiziaria quella che permette meglio di esaminare le modalità operative, il risvolto operativo del fenomeno del banditismo. La giunta contrabbanditi ha prodotto un archivio che non è, diciamo, quantitativamente molto rilevante, ma qualitativamente offre degli spunti molto interessanti. Ci sono alcune filze che coprono in particolare poi il Settecento, e quindi anche la seconda metà che a noi interessa. Queste filze processuali chiaramente danno molti dettagli su quelli che sono modalità, dicevo, appunto, con le quali i banditi si rapportano. E cosa troviamo? Troviamo soprattutto furti, devastazioni di proprietà, rapine, minacce a fine di estorsioni e violenze fisiche come risse, fino ad arrivare chiaramente alle uccisioni e agli assassini. Si tratta, riprendendo uno spunto di Alessandro dell'introduzione, si tratta ovviamente di una violenza e di un tipo di insorgenza, di manifestazione contro civili, non contro apparati pubblici. Non è una controinsorgenza, non è una controguerriglia, ma è appunto una violenza verso civili. Inoltre, appunto, nel saggio utilizzo, proprio per spiegare un po' questo risvolto operativo dei banditi, un bel dossier
che ho trovato in archivio del 1755, relativa a una pratica di indulto disposta dal governo della Repubblica di Genova per accrescere le file dell'esercito regolare. Praticamente si era dato un mese di tempo, 30 giorni, per permettere ai banditi, alle persone colpite da bando, di presentarsi in città per ricevere la grazia in cambio del reclutamento, appunto, nelle file dell'esercito regolare. E da queste pratiche di indulto, che sono parecchie, perché molti appunto approfittano di questa occasione per sbandirsi, come si diceva allora, no? Da queste pratiche si vedono intanto chiaramente i reati, cioè quali sono i motivi per i quali queste persone hanno ottenuto il bando, e c'è una grande prevalenza appunto delle violenze, risse, assassini, utilizzo di armi proibite. E poi un'altra cosa interessante è la presenza di pratiche di contrabbando, cioè partecipazione dei banditi a contrabbandi per conto delle comunità locali. E qui mi viene in mente quella definizione che ha dato Alessandro in apertura, no? Di attivismo sociale, perché in un certo senso in questa misura i banditi operano per la loro comunità, in quanto attraverso il contrabbando mettono, diciamo, sul mercato, mettono a disposizione dei consumatori beni a un costo inferiore, e da questo punto di vista c'è un legame quindi tra banditi, tra persone che vivono al di fuori della legalità, e appunto pratiche di contrabbando, perché tra le varie ragioni che portano alcuni banditi a chiedere la grazia c'è anche quella di farsi perdonare il reato di contrabbando, specie quello del sale. Per quanto riguarda la geografia del banditismo che viene fuori da questa fonte molto interessante, secondo me, di queste pratiche di indulto, c'è una prevalenza della riviera di Levante rispetto alla riviera di Ponente, della Liguria, cosa che tra l'altro riguarda, che traspare, scusate, anche dalla fonte normativa. Cioè nelle stesse gride, ordinanze, leggi, molto spesso si dice che la giunta deve operare con un occhio di riguardo alla riviera di Levante. Noi sappiamo benissimo che Osvaldo Raggi ha scritto un libro sul banditismo in Val Fontanabuona, quindi sull'entroterra di Rapallo e di Chiavari sostanzialmente, quindi sappiamo che sono aree particolarmente a rischio da questo punto di vista, ma in generale questa fonte conferma la pericolosità della riviera di Levante e anche naturalmente di prevalentemente circoscrizioni dell'entroterra, aree, centri abitati dell'entroterra, e anche tutto sommato abbastanza lontani dalla capitale, dove ovviamente le maglie del controllo arrivavano più difficilmente. Ora, in conclusione, proverei a dare due indicazioni anche personali sulla base delle mie ricerche relative un po' alle ragioni, alle questioni che stanno al di sotto di questo fenomeno e che muovono queste persone, perché dall'esame della documentazione, dallo studio delle fonti che sono rimaste, nel contesto delle comunità prevalentemente rurali della Liguria, dove questo fenomeno si manifesta in maniera più clamorosa, ecco, il banditismo è utilizzato nella lotta tra fazioni contrapposte, specie su base parentale, all'interno della comunità, lotta fra fazioni che serve alla finalità di contendersi in maniera violenta, prevalentemente attraverso manifestazioni violente, gli spazi di potere locali, gli spazi all'interno delle istituzioni locali e le risorse sul territorio. Sostanzialmente il banditismo appare come una forma di aggregazione sociale che serve ai gruppi in lotta per accaparrarsi gli spazi di potere e le risorse sul territorio. E inoltre un'altra cosa che risulta in maniera molto evidente è che le élite, le stesse élite, le élite di notabili delle famiglie in vista di queste comunità utilizzano il banditismo per legittimarsi agli occhi dei sudditi e delle loro clientele, chiaramente, come garanti dell'ordine e degli equilibri interni alla comunità,
provando in qualche maniera a sottrarsi quindi anche alle dinamiche, diciamo, accentratrici che arrivano da Genova, chiaramente. In questo senso si può parlare forse di una sorta di istituzionalizzazione del banditismo, cioè un banditismo utilizzato proprio per attivare delle strategie istituzionali alternative a quelle proposte dal centro di governo, in un certo senso. E quindi, per concludere, riprendevo questa mattina la proposta scientifica che era legata al programma che ci avete inviato, e nella proposta era sostanzialmente definita una griglia di rivendicazioni, di motivazioni che stanno alla base di questi fenomeni che stiamo studiando tutti assieme in questa chiave collegiale molto, molto utile. E tra le rivendicazioni, appunto, ci sono quelle di tipo sociale, di quelle di tipo economico e quelle di tipo ideologico. Ecco, se provassi a, se dovessi, come dire, provare a come dire, confrontare il mio caso, il caso del banditismo in Liguria nel secondo Settecento, con questo tipo di proposta, con questo tipo di diciamo, chiave di lettura, direi sicuramente che il banditismo ligure del secondo Settecento è una manifestazione, diciamo, di tipo sociale, nella misura in cui è chiaramente un'espressione della società, un'espressione della conflittualità sociale, una forma di integrazione appunto all'interno della società locale, delle micro società locali, ed è anche una forma di una forma economica, in un certo senso, perché obiettivamente il banditismo in alcuni casi permette di moltiplicare, di alimentare i proventi della famiglia, della parentela, della fazione di appartenenza, e più dubbi avrei chiaramente nell'applicare a questo tipo di fenomeno invece una chiave di lettura e come dire, delle motivazioni di carattere ideologico, se non intendiamo con ideologico, ma questa è una cosa di cui dovremmo discutere, io personalmente ho qualche ritrosia, se non intendiamo come ideologica la presa di posizione delle comunità e delle elite delle comunità di utilizzare le bande armate come strumento di controllo del territorio in sostituzione alle forme, diciamo, istituzionali messe in campo invece dai governi. In questo senso sì, e qui riprendo ancora una volta uno spunto di Alessandro, in questo senso sì, si può parlare di banditismo come forma di politicizzazione delle comunità locali. Grazie. Grazie a Paolo Calcagno, che ha anche lanciato già, insomma, degli spunti per il dibattito, di fatto, per appunto discutere e interpretare alcuni fenomeni. Continuiamo a spostarci sia cronologicamente che geograficamente, perché adesso c'è l'intervento di Carmen Caligiuri dell'Università di San Marino. Ci parla di Jacques-Marie Cavaignac nelle Calabre Maudite, guerra continua al brigantaggio tra il 1809 e il 1810. Anche a lei più o meno un quarto d'ora, flessibile, ma non troppo. Prego, Carmen. Grazie della parola. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio ancora una volta gli organizzatori di questo bel convegno e approfitto anche per fare i complimenti alla bella introduzione di Alessandro. Inizierei subito con l'introdurre l'argomento di cui mi sono occupata. Il titolo è già stato detto, è il periodo ristretto dal 1809 al 1810. È giustificato questa scelta anzitutto da una mancanza, a mio avviso, di studi storiografici sull'argomento, sulla rivolta delle Calabrie, che spesso hanno quasi o del tutto espunto gli anni successivi al 1807, oppure alla presa di Scilla e Reggio da parte dei francesi nel 1808, considerando soprattutto il primo biennio del decennio francese come prioritario e sicuramente più ricco di eventi significativi, soprattutto anzi identificando questi movimenti di dissenso come una vera e propria insurrezione, uno sguardo che invece non fu applicato agli anni successivi, nonostante in realtà fossero coinvolti gli stessi attori e si trattasse della stessa generazione di uomini e donne ad operare.
Nelle Calabrie in realtà il 1809 fu un anno cruciale, fondamentale, in cui una crescente ondata di brigantaggio che fu esacerbata dal sostentamento che proveniva dalla sponda siciliana richiese una radicalizzazione delle procedure di eradicazione del brigantaggio. Dove traeva linfa questa ripresa del brigantaggio? In primo luogo il contesto internazionale sicuramente favorì il proliferare di movimenti insurrezionali, ma questo non soltanto nelle Calabrie, nel Regno di Napoli in genere, nel Regno d'Italia, così come anche nella penisola iberica e nel Tirolo soprattutto. Nel Regno di Napoli questo accade appunto per un contesto internazionale in cui tali eventi si inseriscono, sia a fronte di un rinnovato tentativo della corte borbonica di riconquistare quel regno perduto, e sia pure a fronte di un nuovo impegno inglese nelle Calabrie, che invece si era di molto affievolito negli anni precedenti, nel 7 e nell'8, quando prima il fronte egiziano, poi portoghese e poi spagnolo avevano di fatto cambiato gli orizzonti di operazione dell'armata britannica nel Mediterraneo. E per meglio comprendere un po' la situazione generale delle Calabrie nel 1809, vi leggerei giusto due righe da un rapporto inviato dall'intendente di Calabria Citra, Briot, a Murat nel marzo del 1809, in cui scrive: bisogna ammettere che i sintomi dell'insurrezione sono ben più allarmanti e generali di quelli del 6, nel momento in cui perdemmo le Calabrie. Se oggi infatti sbarcassero sulle nostre coste 1000 uomini, non vedrei alcun modo di opporvisi o di impedirgli di progredire. La situazione era molto preoccupante. La spedizione in Sicilia al fine di occupare Ischia e Procida aveva previsto lo sbarco di consistenti bande armate proprio al fondo della Calabria, che di fatto fomentarono il dissenso locale nei confronti dell'occupazione francese. Era stata poi introdotta nel marzo del 1809 da parte francese la leva di 2 uomini su 1000, e sebbene questa progredisse con lentezza e anche con molta prudenza da parte dell'apparato governativo, che temeva una nuova Vandea in armi, aveva causato delle note di dissenso e molti abitanti avevano preferito darsi alla campagna. Dunque gli eventi contingenti si rimestarono a quelli internazionali, la cui decisiva influenza sui movimenti insurrezionali delle Calabrie dimostra quanto la regione in realtà risentisse estremamente dei tempi della pace e dei tempi della guerra scanditi sul piano sovranazionale. A partire infatti dalla fine del 1809, quando poi l'Austria e la Francia siglarono un trattato di pace e gli inglesi invece decisero di stabilire più fermamente la loro posizione nell'isola siciliana, alla fine non si parlò più di insurrezione nelle Calabrie, venendo questa ridotta a meri avanzi di brigantaggio, e poi la cospicua presenza delle truppe murattiane lungo tutto il 1810 e una nuova, anzi, radicalizzazione delle misure punitive nelle province del Regno designarono di fatto la fase conclusiva dell'insurrezione calabrese. Un elemento che il mio contributo ha tentato di porre in luce è stato soprattutto l'attività, l'impegno attivo di un personaggio, tra gli altri, chiamato direttamente a operare contro le bande brigantesche tra il 1809 e il 1810. Spesso la storiografia si è a lungo evidenziato l'operato del generale Manet nel biennio 10-11, mostrando gli aspetti di novità dei metodi repressivi attuati da questo generale. In realtà il Manet operò a fianco del Cavaignac già nel 1809 e molto ebbe da attingere dall'operato di quest'ultimo. Infatti, per esempio, uno strumento decisivo nella lotta al brigantaggio e in cui Cavaignac pose totale fiducia furono le colonne mobili, di cui parlava anche prima il professore Berry, da cui derivò proprio il concetto di guerre continuelle, una guerra continua e perseguita ad oltranza al brigantaggio. Infatti le colonne mobili furono chiamate a compiere continue spedizioni nelle campagne, sia per prevenire raggruppamenti briganteschi, sia per avere il controllo di una parte del territorio fondamentale anche per gli approvvigionamenti delle truppe. E la continuità delle operazioni delle colonne mobili è considerata un elemento costitutivo delle stesse, proprio in funzione del nemico da combattere. Infatti le bande dei briganti, che distrutte in un punto rinascevano in un altro, non a caso furono definite come l'idra della mitologia greca,
dovevano essere disperse geograficamente, evitando loro di tornare nei luoghi in cui potessero trovare rifornimenti e sussistenze, nonché di impadronirsi di punti poi pressoché inespugnabili. Le colonne mobili che erano state utilizzate pienamente con successo nella guerra in Vandea rappresentavano quel tipo di unità in grado di muoversi sicuramente più celermente, più leggere rispetto alle truppe di linea e ben più distribuite sul territorio, essendo composte da pochi uomini. In Calabria alcune di queste vennero costituite da soli 40 o 30 uomini. Certamente costituivano tra l'altro una forza autoctona, perché la pratica di reclutare i civili, in particolar modo i ribelli pentiti, costituì un ottimo strumento per orientarsi in territori pressoché sconosciuti, nonché una forma efficace anche di esasperazione delle lotte intestine, ancora anche un tentativo di ridefinizione dell'attività dell'identità del brigante stesso e anche per ultimo un tentativo di reinserimento nella società dell'ex brigante. Sia l'utilizzo di colonne mobili, sia altre tecniche come l'arresto dei parenti dei briganti, la spinta alla delazione, al tradimento, furono delle tecniche quindi adoperate già dal Cavaignac e si registra dunque una continuità delle pratiche operative messe in atto contro il brigantaggio nel decennio francese nelle Calabrie, pratiche che sicuramente andarono radicalizzandosi soprattutto a partire dalla metà del Nove e la cui efficacia in realtà non dipese soltanto dalla durezza delle stesse, ma anche da un affievolimento della numerosità delle bande presenti nelle Calabrie che spesso poi emigrarono in Sicilia. Attraverso i rapporti che questo generale inviò a Murat dal maggio del 9 al 10, mi è stato possibile definire un po' il piano di queste operazioni condotte nelle Calabrie, sia ricostruire un po' i luoghi, le vicende, i luoghi più colpiti dal brigantaggio nelle Calabrie in questo frangente, e tale corrispondenza, oltre a mettere in luce queste operazioni condotte contro il brigantaggio, mette in luce anche la caratterizzazione e l'individuazione del nemico da combattere, che Cavaignac spesso definisce come il nemico di ognuno, il nemico di tutti, contro il quale tutti devono armarsi. Da qui ho posto il focus anche su un caso specifico che pone in evidenza la questione anche della spettacolarizzazione delle procedure di violenza, cioè l'insurrezione di Cinque Frondi nel Regino, e mi è sembrata tra gli altri un caso esemplare delle pratiche punitive, ma anche delle dinamiche sottese al brigantaggio, che trasse la propria ragion d'essere anche dal sostegno che ricevette dalle comunità locali e da alcuni personaggi anche di spicco all'interno di esse. Cosa successe brevemente a Cinque Frondi? La piana di Gioia Tauro, che era prossima alle posizioni nemiche e pertanto più esposta alle incursioni, nel giugno fu travolta da un'insolita quantità di bande armate, per la maggior parte provenienti, come dicevo, dalla vicina Sicilia, mentre alcuni comuni decisero di resistere alle bande. Questo non fu il caso di Cinque Frondi, che invece i cui abitanti invece si uniscono alle bande armate e rifiutano di obbedire alle disposizioni del comandante della colonna mobile. Murat, che fu informato dell'insurrezione, predispose un decreto in cui tentò di colpire di infamia eterna, scrive, il comune che si era opposto, e dunque predispose di raderlo al suolo. Cavaignac decise di passare ai metodi della rappresaglia esemplare, quindi si recò in loco e scrisse che dalle 50 alle 60 persone perirono per rappresaglia. In realtà dagli atti di morte del comune di Cinque Frondi, attualmente conservati all'archivio di Stato di Reggio, risultano 29 individui, tra cui anche 3 donne, che furono fucilate in pubblica piazza con l'accusa di brigantaggio, senza subire il giudizio della commissione militare. L'ordine murattiano soprattutto fu eseguito dalle guardie civiche, e l'aver affidato l'esecuzione della rappresaglia alle guardie civiche mi sembrava un'operazione di non poco conto alla fine dell'installazione di un sistema di contenimento del brigantaggio fondato sulla collaborazione
e soprattutto sul concetto di responsabilità comune. E tra l'altro questo episodio di Cinque Frondi sia è esemplare per, come dicevo, la spettacolarizzazione della violenza, sia dall'altro è un momento simbolico anche del coinvolgimento di personalità di spicco in grado di rilevare parte di quei meccanismi interni alle comunità i cui nodi di tensione affiorano nei momenti di crisi. Infatti Paolo Calcagno prima accennava a Raggio, ovviamente anche per me è un punto di riferimento, cioè la lotta tra fazioni a base parentale, e qui mi sembrava un caso esemplare perché effettivamente una questione che mi fu posta al professore Pinto nello scorso seminario fu se e quale fu il ruolo di una nota famiglia di proprietari calabresi, cioè gli Aiossa. Io in realtà non seppi rispondere in quel preciso istante, però scavando a fondo negli archivi mi sono resa conto che esiste questo fondo Aiossa nella biblioteca comunale di Palmi, che sono andata a consultare, ed effettivamente sono emerse delle lettere proprio di Cavaignac e delle insinuazioni su un possibile coinvolgimento del barone Nicola Aiossa nell'insurrezione di Cinque Frondi. E praticamente queste accuse derivavano da un certo Raffaele Manfroci, anche egli proprietario, che era il comandante della Guardia Civica di Cinque Frondi, in realtà le accuse poi scemarono grazie all'intervento di un altro personaggio di spicco che era governatore di Bianco e anche comandante delle colonne mobili nella persecuzione al brigantaggio e che si inserisce insomma nella disputa a favore della Aiossa, perché i due erano cugini, e dunque lo difende strenuamente, anche se dice che il maggior fuoco all'epoca dell'insurrezione nell'estate del 9 proveniva dalla casa del barone Nicola Aiossa di Cinque Frondi. Quindi in qualche modo ammette da un lato la verità e dall'altro cerca di insomma toglierlo dalle accuse. Questa rete di informazioni, di calunnie, di rivalse furono alla base di tutto un sistema di conoscenze, di consorterie, ovviamente dalla consolidata base temporale, e in un groviglio di personaggi e di accuse il ruolo dell'occupazione francese e dell'attribuzione delle cariche nel nuovo governo non fu secondario, e sicuramente problematico anche per me appare scindere l'aderenza dei gruppi locali a nette scelte politiche, come dimostra per esempio il caso dell'Englen, che dovrebbe essere un filo francese convinto, ma in realtà continua ad informare la Aiossa sugli spostamenti del generale Cavaignac. Un po' appare appunto problematico. Le rivalità familiari e le lacerazioni sociali apparvero già al Cavaignac come uno dei motivi della persistenza del brigantaggio nelle comunità calabresi, ed effettivamente le considera dei coacervi di tensioni e di conflitti a base parentale. Infatti egli scrive che alcuni comuni offrono l'immagine più disgustosa della discordia, e famiglie in aperto conflitto si imputano vicendevolmente delitti di ogni sorta, come accade appunto tra gli Aiossa e i Manfroci, per cui poi alla fine furono i Manfroci ad essere accusati di essere protettori dei briganti a loro volta. Questo elemento mi sembrava un po' importante sia per contestualizzare il brigantaggio nel terreno in cui si mosse, attraverso appunto questa chiave di lettura delle fazioni e delle parentele, che può favorire la comprensione del fenomeno all'interno delle complesse dinamiche delle comunità locali della Calabria ottocentesca, perché effettivamente le reti parentali acquisirono una forza applicativa e di gestione politica molto incisiva, giocando un ruolo vincolante, al tempo stesso diventano propulsori di conflittualità interne alla comunità. Per concludere, giusto una nota sulle fonti, le accennavo prima, le fonti principali di questo lavoro sono state la corrispondenza tenuta da Cavaignac a Murat tra il 1809 e il 1810, conservata alla Bibliothèque Nationale de France, e i cui originali sono al Service Historique de la Défense,
E accanto a questa fonte mi sono servita anche delle lettere degli intendenti, dei rapporti degli intendenti al ministro dell'interno dell'archivio di Stato di Napoli e ovviamente anche del fondo IOS della Biblioteca Comunale di Palmi. Io vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso. Grazie, grazie a te Carmen Caligiuri che ci ha portato in un contesto appunto anche decisivo poi nello sviluppo di pratiche e discorsi sul brigantaggio ottocentesco in generale, che nelle Calabrie appunto del decennio hanno un'articolazione molto direi decisiva. Adesso invece torniamo in Corsica, però appunto ci spostiamo ancora più avanti cronologicamente, perché c'è appunto l'intervento di Antoine-Marie Graziani dell'Université de Corse Pascal Pauli, o Pasquale Pauli appunto. Il titolo dell'intervento è La gestione straordinaria del banditismo in Corsica tra 1822 e 1851, ricordo anche a lui appunto la consegna, per così dire, dei tempi, circa un quarto d'ora, 15 minuti, così poi ci sarà l'intervento della discussant e appunto il dibattito, e andiamo avanti. Prego. Professor Graziani? Sì, arrivo. Dunque, grazie agli organizzatori, a Alessandro e a Emiliano che mi ha proposto questo lavoro, un lavoro promosso per partecipare a diversi colloqui e col PRIN, il Brigantaggio Revisited, mi ha permesso, oltre di scrivere un articolo per il nostro libro comune, di dirigere una mostra chiamata Banditi, sul brigantaggio e il banditismo in Corsica in Italia 1600-1940 al Palazzo dei Governatori di Bastia. Per il convegno Men in Arms svilupperò solo un aspetto dell'argomento. Abbiamo discusso in altra sede le cifre fornite per il periodo genovese, vale a dire prima del 1769, per l'arco di tempo 1683-1715, disponiamo di una statistica degli omicidi commessi nell'isola, 28.000, ovvero 900 all'anno su una popolazione di 120-130.000 persone, ripresa senza discuterla dai rivoluzionari corsi e dopo di loro da numerosi storici. Emanuele Guardiuri, che ha raccolto questa cifra nel libro Histoire del rural de la France, parla di una demografia temperata dell'assassino. Secondo i nostri calcoli, la cifra esatta dovrebbe collocarsi in realtà attorno ad 80-100 omicidi all'anno, non 900. Nel periodo dal 1818 al 1848 si contano quasi 4.500 omicidi o tentati omicidi, vale a dire una media di 150 all'anno per una popolazione che non supera allora i 180.000 abitanti. Peggio ancora, ci sono picchi nel 1834-35 e soprattutto 1848-49, con le cifre allucinanti di 228 omicidi e tentati omicidi nel 1848 e 195 nel 1849. Ma anche considerando che in Corsica nella prima metà dell'Ottocento il numero di omicidi era ancora più alto che nei secoli precedenti, non si possono mettere sullo stesso piano la politica francese e quella genovese in materia di controllo del territorio insulare. La Corsica della prima metà dell'Ottocento non è più lo spazio sottoamministrato che era stata durante la dominazione genovese. Il governo francese mantiene non meno di 64 brigate di gendarmeria per 360 comuni nel 1829. Per spiegare il numero di 800 gendarmi richiesto per il corpo di gendarmeria dell'isola, il comandante Pascalis segnala la specificità del terreno e i costumi degli abitanti. Attorno a 1830 si progetterà persino di crearne non meno di altre 34. Nel suo Feeding Conflict and Banditry in 19th Century Corsica
Stephen Wilson ha cercato di fare una sintesi delle diverse situazioni di conflitto che conducevano al banditismo, legate o alle regole della società o alla contrapposizione tra diritto di proprietà e usi tradizionali in materia di recinzione dei terreni, libertà di pascolo e fruizione delle comunarie. Si pone anche il problema del rifiuto della coscrizione e della diversione che spinge i renitenti alla leva a darsi alla macchia. Alla fine dell'impero, 500 coscritti refrattari sono in corso di trasferimento nelle cittadelle e 700 renitenti si trovano alla macchia senza che nessuno cerchi più di arrestarli. Ancora nel 1823, 400 disertori condividono la condizione dei banditi. Un certo numero di banditi arrestati, stando alle statistiche dei gendarmi, sono soltanto dei disertori. Il rifiuto della coscrizione sotto l'impero e la restaurazione crea molte situazioni di passaggio al banditismo. Si manifesta dunque una sorta di resistenza culturale contro il nuovo ordine stabilito che cerca di instaurare regole di vita e di società respinte da una frangia importante della popolazione. E la resistenza è tanto più forte in quanto si afferma in quel tempo un'autorità statale potente attraverso l'azione della gendarmeria e dell'apparato giudiziario all'occorrenza dell'esercito. Un'autorità che si intromette nella società modificandone le regole consuete. Nel rapporto inviato al ministro De Casa il 12 marzo 1817, il prefetto si esprime molto chiaramente. Queste infelici contrade sembrano rifiutare tutti i benefici della civiltà per rimanere nello stato di barbarie nel quale alcune zone sono ancora immerse. Gli abitanti non sopportano docilmente alcun giogo. Se la situazione dell'isola e i suoi bisogni non la condannassero a dipendere da una potenza continentale, si sforzerebbero in ogni modo di liberarsene e darsi ai loro costumi selvaggi. Secondo la Commissione Speciale di Corsica dal 1816 al 1829, 45 gendarmi vengono uccisi e 60 feriti. Vale a dire che per amministrare la Corsica con 160-180.000 abitanti si sparge più sangue innocente che nell'intera Francia con 29 milioni di abitanti. Questa sola considerazione dimostra che questo paese deve essere governato in maniera diversa. Da qui l'illusione di una specie di guerra sociale condotta sotto un unico capo. Teodoro Poli viene eletto capo di 150 banditi nel corso di una riunione tenuta nella foresta di Aitona. Del resto, secondo le autorità, Poli è considerato da molti corsi come un patriota. Non sono infastiditi, nota il sottoprefetto Alessandro Armand, in un rapporto del 1822, dal disordine che regna nell'isola, una specie di indipendenza. Stessa contestazione, ancora più politica, fa il comandante in capo della gendarmeria Pascalis. Parebbe che nessun corso sia né voglia essere francese. I contumaci possono persino posare come giustizieri. Si rifanno a San Piero Corso, ai partigiani di Pasquale Paoli che hanno proseguito la lotta alla macchia all'indomani di Ponte Nuovo. Qui ritroviamo la figura del bandito sociale cara a Eric Hobsbawm, quella di Robin Hood che prende ai ricchi per dare ai poveri o che cerca di ristabilire una forma di uguaglianza di condizioni. Un'immagine eroica che i banditi vorrebbero condivisa dall'opinione pubblica. Galocchio o Teodoro Poli impongono un tributo a dei parroci accusati di concedere crediti ai contadini a tasso di usura. Il bandito Massoni si presenta come il difensore dei pastori del Niolo costretti a pagare prezzi proibitivi per i diritti di pascolo in Ballagna. Dal canto suo, Robichet segnala che i banditi del Fiumorbo rivendicano per i piccoli coltivatori la parte spettante agli aggiudicatari dalla gran tenuta di Malmigliacciaro nella piana orientale dell'isola, senza chiedere niente a proprio vantaggio. I canti popolari, presto la letteratura romantica, un bandicos di Maupassant, Colomba di Prosper Mérimée, diffondono il mito del bandito d'onore e difensore di giuste cose.
ma un gran numero di banditi vive alle spalle del paese, maltrattando le popolazioni e costringendole a dar loro asilo o vive. Nel 1821, durante l'arresto di due banditi della montagna di Cuscione, vengono trovate 200 libbre di maiali rubato agli abitanti di Zicao. Senza le precauzioni prese dalle gendarmerie, nota il capo della gendarmeria in Corsica, essi si sarebbero fatti giustizia da soli dei banditi arrestati. Monsignor Casanieri d'Istria, vescovo di Ajaccio, può perciò scrivere nel gennaio 1848: si sono visti degli sventurati ai quali i nemici hanno cavato gli occhi per vendetta perché avevano deposto in tribunale. Denuncia anche rapimenti, invariabilmente seguiti da richieste di riscatto, resi audaci dal terrore che ispirano e dalla facilità che hanno di sottrarsi all'azione della giustizia. I banditi impongono contribuzioni ai privati, minacciano di rapimento le persone e le proprietà, tengono in scacco popolazioni intere e non temono di aggredire gli stessi magistrati e gli uomini di chiesa. Lo sviluppo del banditismo corso nella prima metà dell'Ottocento non rivela pertanto l'assenza dello Stato, ma al contrario gli sviluppi di un conflitto tra uno Stato portatore di modernità e una società che oppone a essa una forte resistenza culturale e che rifiuta l'ingerenza dell'amministrazione e della gestione del quotidiano. Il secondo impero va più lontano, riprendendo le soluzioni già messe in atto sotto Genova, promulgando ad esempio nel giugno 1853 il divieto di porto d'armi e permettendo di punire i vicini e i parenti dei banditi per l'aiuto loro prestato. Ma le condizioni di applicazione di queste misure erano ancora una volta variegate. Alla fine è soltanto l'apertura dell'impero coloniale francese alle ambizioni dei corsi, in concomitanza con un certo sviluppo dell'isola, che permetterà allo Stato di ridurre in maniera significativa l'impatto del banditismo sulla popolazione dell'isola. Grazie. Grazie a Antoine Graziani, che appunto ci ha fatto vedere anche questo passaggio dall'immaginario e le pratiche dell'epoca illuminista a poi immaginari e pratiche sempre nella Corsica, stiamo parlando di epoca romantica, e quindi c'è questo anche slittamento interessante, almeno dal mio punto di vista, è un tema che ovviamente mi affascina. Adesso, molto semplicemente, c'è l'intervento insomma della nostra discussant Arianna Risirota dell'Università di Pavia, alla quale concediamo comodamente almeno una ventina di minuti senza appunto nessuno stress e poi appunto apriamo un po' il dibattito. Le cedo subito la parola. Allora, grazie a Giulio Tatasciore, Alessandro Bonzini, ma direi poi a tutti coloro che hanno animato e continueranno a animare questo grande trim. Da 2 anni mi avete coinvolto in più occasioni e devo dire mi avete anche fatto molta compagnia intellettuale anche proprio nel periodo più buio del lockdown, e quindi mi sento a bordo anche se non sono parte del gruppo di ricerca. Prenderò meno di 20 minuti, ho isolato già leggendo le relazioni, ringrazio di averle potute avere con un po' più di anticipo rispetto all'ascolto di oggi. Ho isolato alcuni punti, soprattutto delle connessioni di tipo orizzontale tra le 4 relazioni. Ho qualche domanda così più sposta che mi è venuta alla mente ascoltando adesso le esposizioni, ma appunto poi vorrei anche sentire il dibattito animato dai partecipanti. Allora, siamo di fronte in questo panel a 2 analisi di più lungo periodo, quelle di Calcagno e di Graziani, e 2 più concentrate su archi di tempo mirati, e cioè Beri e Caliguri, scelte quindi metodologiche diverse che ci portano da una metà del XVII secolo a una metà del XIX, quindi grosso modo 2 secoli di pratiche, di strategie, di dilemmi, direi, relativi a questo grande fenomeno territoriale.
Nelle relazioni di Calcagno e di Beri ho trovato due questioni nodali che però sono al cuore del panel stesso. Qui si trattava di confrontare la situazione della Riviera e dell'entroterra ligure con, appunto, da parte mia, quella della Corsica, sfide diverse e coeve, ma per una certa parte di tempo investono un'unica autorità centrale, cioè il governo della Repubblica Genovese. Le due macro questioni, secondo me, sono presto dette: il controllo del territorio e il ruolo dei feudatari locali, intendendo anche come si può intendere il notabilato come attore, quanto il notabilato è autenticamente attore, e anche queste ultime considerazioni di appunto Caligiuri sulla famiglia prominente che appunto probabilmente è dietro certe scelte e azioni in loco appartiene a questo tema. Nel complesso, lo sforzo da parte del potere, perché in fondo noi stiamo parlando di controllo del territorio da parte del potere legittimo, del potere centrale, sto proprio semplificando, è uno sforzo che in tutte le relazioni sembra tendenzialmente discontinuo, in alcune fasi poco convinto, ma ovviamente nella necessità, a volte più acuta, a volte meno, di riorganizzare l'intervento statale sul territorio, perché poi di questo si tratta. Le strategie saranno diverse o a volte convergenti. Nel caso corso abbiamo, secondo me, in più la vera e propria declinazione in forma di guerriglia come competizione armata, e attraverso la ricerca di Graziani si può vedere come la gestione francese dell'isola, lo ha detto anche poco fa, ponga fine o voglia porre fine alla cosiddetta sottoamministrazione genovese, cioè un riequilibrio e un recupero di intervento rispetto ad una latitanza o ad una debolezza dell'intervento genovese, per investire quindi massicciamente nel controllo militare di un territorio abitato, lo ha detto, mi hanno colpito queste cifre, da circa 170-180 mila persone, per i quali in questi anni tra il 1816 e 1829, cito, si sparge più sangue innocente che nell'intera Francia con 29 milioni di abitanti, l'ha ricordato questo passaggio. Un'altra analogia fra il caso corso e quello genovese, un filo rosso che penso soprattutto per la parte modernistica di questo panel sia molto evidente, è il tema della discerda, del carovita, cioè la dimensione economica del fenomeno. Evidentemente c'è questa realtà, nessuno di voi ha dichiarato un approccio da storia economica piuttosto da storia sociale, ma lì sempre torniamo, perché la dimensione patrimoniale, la dimensione anche di attacco ai patrimoni, se non alle persone fisiche, quindi risorse umane, risorse materiali, è dentro la logica sia dell'azione banditesca sia della rappresaglia, che è l'uguale contrario, ma per azzerare l'effetto sul territorio dell'eversione, perché anche di eversione stiamo parlando, almeno a me è sembrato. Ed è per questo che il banditismo può essere ricompreso, ho imparato molto da queste relazioni, nel fenomeno di un più grande banditismo, lo dice Calcagno, esplode nel Mediterraneo tra fine 500 e inizio 600, quindi le radici più risalenti di questo fenomeno ci possono aiutare, immagino, per coglierne alcune persistenze e tratti riemergenti, che ad esempio nel caso corso mi sembra prendano la forma di un giustizialismo da mondo alla rovescia, come quello descritto nella fonte letteraria utilizzata, citata da Graziani, quella di Fort, Teodoro, Roi de la Montagne. Ecco, in questo caso Robin Hood, in questo caso forse una forma di economia morale dei poveri, una forma di indennizzo surroga rispetto ad una situazione di sfruttamento economico. L'economia è importante, lo avete
in vario modo evidenziato, però mi sembra, e dico un'ennesima banalità, che la vera protagonista di questo panel e in un certo senso della filosofia del PRIN è la violenza. La violenza in questo caso privata e la giustizia privata versus una violenza pubblica e una giustizia pubblica. Cioè, insomma, io abito a scienze politiche, mi sono formata lì, il monopolio della violenza è la chiave per la statualità, insieme al monopolio della fiscalità e se vogliamo degli apparati burocratici. Qui è in contestazione l'essenza appunto una delle essenze della statualità moderna, lo avete accennato, e è chiaro che l'affronto e la sfida è di quelle che non può non essere colta, poi può essere gestita più o meno bene, ma lo Stato non può permettersi, il potere centrale non può permettersi di lasciar fare, altrimenti torniamo, riprecipitiamo nell'anarchia feudale. E quindi sono questi i termini della partita. Recuperare allo Stato spazio e legittimazione, perché la legittimazione è un'altra parola chiave di questo percorso di ricerca. In fondo sono questi i termini della partita anche nello spazio calabrese nel decennio francese. In fondo un po' tutti nelle vostre ricerche parlate di periferie e di centri. Ma che periferie sono? Perché anche la morfologia conta. Sono periferie ostili e impervie dal punto di vista orografico, morfologico, cioè noi parliamo di territori dove il fenomeno banditesco può generarsi e prosperare perché il territorio è meglio conosciuto dai suoi abitanti e dai suoi appunto autoctoni piuttosto che dagli inviati dal potere centrale che devono ristabilire l'ordine. Quindi l'idea che poi un po' in tutte le relazioni ho trovato, in tutte le esposizioni ho trovato, che lo Stato si aggrappi a ciò che forse è un altro denominatore comune in queste diversissime realtà, uguali però come insidiosità del territorio. Spezzare, scompaginare le reti di appoggio, non c'è molto altro, cioè la strategia è togliere l'ossigeno insomma a questi fenomeni, colpire la connivenza dopo avere fatto tante letture sul brigantaggio nel mezzogiorno post-unitario, quella di Carmine in primis, i manutengoli, cioè l'idea che la omertà e la rete di solidarietà è quella che va spezzata. Questo è capito molto bene, mi sembra che lo capisca Cavagnà, che lo capiscono osservatori lucidi esterni. E quindi il cordone protettivo intorno a queste bande il cordone protettivo deve essere rotto. Ma rompendolo che cosa si fa? Si riesce a riottenere legittimità, una dose di legittimazione che è quella che giustifica la formula repressiva, cioè riattribuire l'unicità del controllo militare del territorio, anche in forma di protezione dei suoi abitanti, al potere centrale. E quindi l'obiettivo è un riaccreditamento. Dovunque c'è bisogno di riaccreditare il potere rispetto all'eversione, rispetto alle derive, rispetto all'emorragia di forze antagoniste più o meno organizzate che mettono in pericolo l'esclusiva del monopolio della violenza. E tuttavia, nonostante la sfida sia vitale per il potere centrale, proprio in termini di accreditamento, il caso genovese ed esempio il caso Corso gestito da Genova fanno emergere una visione del tutto episodica e congiunturale del fenomeno, altrimenti non si spiegherebbero iniziative sporadiche, tardive, come l'istituzione della compagnia, prive di convinzione, sembrerebbe, di fondo e di sistematicità, misure emergenziali e tampone, come appunto l'istituzione di quelle che io chiamerei le taglie,
scrive Il mercato delle teste, uno di voi, volto a minare l'entourage banditese, commettendo i fuorilegge contro i fuorilegge, contro i colleghi per pure ragioni economiche, cioè Far West, nulla di diverso, dove appunto l'iniziativa privata deve surrogare un'attività di polizia, perché anche di questo si dovrebbe trattare, un'attività, infatti riferimento al grande cantiere guidato da Livio Antonielli, che è promanato dal PIN del 2007, le polizie, appunto gli studi sulle polizie tra età moderna e contemporanea, e viaggia a braccetto con queste tematiche, e qui c'è ancora l'immaturità evidentemente della concezione di una pattugliamento, una bonifica, perché in fondo le colonne mobili di cui ci parlava Caligiuri sono colonne militari, almeno per quanto io posso capire, invece l'idea di un pattugliamento costante del territorio da forze locali è ancora in fieri. Così come sono tentativi, mi pare di capire, i benefits, gli incentivi, i privilegi come il porto d'armi per chi si mette a disposizione, ma non risolvono, sono del tutto episodici. E poi lo scarto grandissimo tra teoria e pratica, che secondo me emerge da alcune situazioni, sicuramente quella di Genova che non controlla la sua riviera più turbolenta, il caso Corso. Cioè l'incapacità di fornire continuità alla retribuzione di coloro che dovrebbero essere il braccio armato contro il banditismo. E quindi la disaffezione velocissima, l'allontanamento da un obiettivo di questo tipo. Guardate, sia le compagnie controbanditi nel caso genovese, sia le guardie civiche nel caso calabrese, o persino quel corpo semifranco dei volteggiatori, nel caso Corso, di cui parla Grazioni, ma appunto Berifese, sono poco pagati o non pagati, e quindi sono precocemente persi come strumento, come risorsa. E questo forse è indicativo di una o immaturità del potere centrale o di una così resistenza a investire, perché di un investimento ci sarebbe bisogno. In tutto questo è chiaro, ci torno proprio poi in chiusura, che il grande framework nel quale ci stiamo muovendo è quello della centralizzazione e modernizzazione dello Stato e del ruolo del banditismo, ne ha accennato il cos'è istituzionale di cui parlava Alessandro Bondini in apertura, e il ruolo del banditismo come cartina di tornasole. A che punto siamo nel percorso di centralizzazione e modernizzazione dello Stato? E a me è venuto in mente uno studio che si è occupato di tutt'altri luoghi rispetto a quelli di cui parliamo oggi, ma che conoscerete, quello di Karen Barkey sul Bandits and Bureaucrats, The Ottoman Route to State Centralization, cioè il tema del 94, il tema dell'impero ottomano e del banditismo come elemento di contrasto, ma anche di stimolo, quindi uguale contrario anche qui ad un processo di centralizzazione burocratica e di rafforzamento degli apparati. Quindi quello che Belkay chiama manufacturing of banditry, cioè la fabbrica, l'artigianalità del banditismo, che però vive e viaggia insieme al percorso di rafforzamento dello Stato, sia esso in forma di impero o di Stato nazionale, di Stato centrale, più di tipo europeo occidentale. In tutto questo è interessantissimo quanto ci ha raccontato sul caso di Cinque Frondi Carmen Caligiuri, perché ecco, anche un modo per accreditarsi è la spettacolarizzazione della rappresaglia, quindi il tema dell'esemplarità del castigo, ci si tornerà e ci siamo tornati anche nel dibattito sul brigantaggio meridionale dopo l'unità. Sicuramente la spettacolarizzazione ad uso pedagogico intimidatorio è una via quasi obbligata, forse, laddove hanno fallito altri strumenti, ma ancora una volta strumento emergenziale, episodico, strumento di grande forte impatto emotivo, anche se le cifre poi
divulgate rispetto alle cifre delle vittime, seppur tantissime, 29 persone ci ha detto, ma non le 50-80, se ho ben capito, che venivano dichiarate. Ecco, anche qui la difficoltà di utilizzare una scelta fatta, cioè quella di agire in modo plateale per ammonire e per stroncare. E quindi questo convitato di pietra, che però in alcune relazioni è stato citato, e che è il format vandeano, la grande madre forse di tutte queste, di questi sforzi disperati, per certi versi. Io ho intravisto da parte del potere centrale questo affanno, questa difficoltà attraverso le vostre analisi, e quindi il format vandeano, che sia un modello, che una tentazione, non lo so. Ecco, in conclusione mi chiedo e vi chiedo se una tesi che ho trovato nella relazione di Graziani possa essere condivisa da altri di voi, e cioè il fatto, lo ha detto anche appunto prima oralmente, il conflitto, il banditismo, nella lunga prima metà dell'Ottocento possa essere considerato rivelatore, e qui cito Graziani, del conflitto tra uno Stato portatore di modernità e una società che oppone ad essa una forte resistenza culturale e che rifiuta l'ingerenza dell'amministrazione nella gestione del quotidiano. Ora, se sto alle... Io non mi occupo di questi temi, quindi proprio vi faccio la domanda perché mi piacerebbe saperne di più. Viste le considerazioni di tipo storiografico di Alessandro Bonvini, che ha parlato di ribaltamento di alcuni, di alcune vulgate interpretative, invece no, il banditismo potrebbe addirittura essere un fenomeno di modernizzazione. Ecco, allora mi piacerebbe capire lo spazio della modernizzazione contesa, quanto appartiene a uno Stato in affanno e quanto invece ad un banditismo che non è pura resistenza antimodernizzazione, ma che potrebbe avere, anche forse in virtù di quelle implicazioni di surroga economica, a situazioni di pauperizzazione piuttosto che di carovita, potrebbe essere una, non dico welfare violento, ma comunque l'idea che ci sono, non c'è il bianco e il nero, come in tantissime storie che andiamo rileggendo, anche qui c'è tantissimo grigio. Ecco, quindi vi lascerei con questa mia grossa domanda, dove la modernizzazione è ovviamente, insomma, la violenza, il pilastro principale, e vi ringrazio. Grazie ad Arianna Risirota, che ha appunto delineato e rintracciato alcuni dei fili che ci sembra a tutti, penso che anche Alessandro Bobbini sia molto d'accordo su questo, vivono all'interno di queste diverse relazioni che abbiamo ascoltato, ci sono tanti temi, a me per esempio questo tema dell'arruolamento degli ex banditi contro banditi mi sembra un elemento anche decisivo, sia nel corpo dei Voltigeur Corsi, ma mi sembra che in realtà sia un elemento che vive in tutte le relazioni, e quindi già questa è una mia domanda che lancio lì così. L'ho lanciata per prendere tempo, perché in realtà lasciavo a tutti il tempo di organizzare le idee, perché appunto adesso c'è il famoso dibattito, sicuramente ci sono molte domande, molte osservazioni, e quindi diciamo invito chi volesse a palesarsi o a scrivere sulla chat tutti i modi che abbiamo imparato, quindi chiedo di farlo, altrimenti pescherò io qualcuno dei colleghi che so che invece ha delle domande ma che non le sta tirando fuori. Io vorrei fare ho due curiosità, però in realtà è più che altro, perché poi lascio chi ne sa. Io volevo chiedere a Carmen Caligiuri se può dirci qualcosa di più di questa repressione a cinque frondi, cioè come sono scelti questi 29-24, insomma non mi ricordo più se erano 24-29 fucilati, cioè in base a che cosa, come avviene, cioè, ecco. Perché naturalmente
Lo dico tutte le volte, però sta cosa dei cinque fronti, nel 1860 cinque fronti insorge contro il plebiscito, e quindi a me interessa tantissimo questa storia, oltre al fatto che non c'è oggi Buttiglione, faccio io un po' il calabrese, però naturalmente questa continuità a 60 anni di distanza è molto interessante, però volevo un po' capire come avviene la repressione. Poi no, avevo una domanda, proprio una curiosità per il professor Graziani, nel senso che volevo chiedergli, ma il catalogo della sua mostra è uscito, uscirà? Perché io non lo trovo, lo vorrei recuperare, ma non lo trovo, quindi volevo capire se esce alla fine della mostra, se c'è già, perché non l'ho trovato su Amazon da nessuna parte. Grazie, scusate. Grazie a Gianluca Fruci, senz'altro magari raccogliamo qualcuna, insomma, almeno un altro paio di domande, se, ovviamente se ci sono, ma vediamo un attimo. Adesso mi fate fare quello che sta lì. Chiedo anche ad Alessandro Bonvini se vuole, diciamo, intervenire, altrimenti poi, come dire, ritorniamo verso i relatori per le loro repliche. Sì, io ero in attesa di qualche altra domanda per non rubare tempo. In realtà, se non c'è nessuno, vorrei riapprofondire la domanda che ha annunciato in chiusura di intervento la nostra discassa, Arianna Risirota, perché credo sia una domanda che riguardi da vicino questo panel, ma anche in prima battuta la formulazione cronologica di questo gruppo di ricerca, perché non è una formulazione cronologica classica. L'idea, cioè, di anticipare il periodo dell'età delle rivoluzioni a uno, due decenni e mezzo precedenti, è sicuramente non convenzionale. Però pensavo proprio stamattina, rileggendo all'ultimo libro di David Bell sul carisma nell'età delle rivoluzioni. Quello è un libro che ha una cronologia molto simile, almeno come punto di partenza, come terminus a quo della storia, a quella adottata da questo panel. Non a caso è un libro che si apre con gli anni 50 e 60 del Settecento e ha come protagonista uno dei protagonisti di questo pomeriggio, Pasquale Paoli. A questo punto la domanda che faccio ai relatori, a me stesso e soprattutto alla discussant: può l'insieme di queste riflessioni, o meglio, può la riflessione e la revisione sulle modalità di intervento in armi rivoluzionario e controrivoluzionario, insurrezionale e controinsurrezionale, spiegarci qualcosa di più sull'origine dell'età delle rivoluzioni e come questi fenomeni, a lungo letti in termini tradizionalmente di persistenza dell'ancien regime, in realtà non indicano, e il banditismo lo è su tutti, un fenomeno di estrema modernizzazione di attori che, al di là del bando politico, si sentono parte di una storia che sta cambiando e agiscono in maniera assolutamente nuova rispetto al passato per legittimare, difendere o sostenere i propri interessi. Mi fermo. Grazie anche ovviamente ad Alessandro. Facciamo un ultimo appello, altrimenti ovviamente passiamo appunto alla fase delle repliche. 3, 2, 1, direi. Avevo una domanda per Beri. Cioè, quando lui parla di corsizzazione della guerriglia, si può a quel punto dire che è una forma di guerra civile quella in cui cade la Corsica, nel momento in cui appunto la gestione della repressione è affidata a corpi stessi e si passa da un obiettivo conservativo ad uno, cioè da uno repressivo ad uno conservativo? Ecco, questa idea di una guerra civile c'è o è una forzatura? Grazie. Grazie Arianna. Allora direi che possiamo senz'altro
visto che la domanda tra l'altro è posta a Emiliano Beri, ripartire da lui appunto nella logica insomma del programma, e quindi partiamo con le repliche dei relatori e poi finiamo. Quindi do subito la parola a Emiliano Beri e poi nell'ordine proseguiamo senza bisogno che io intervenga, insomma potete poi tranquillamente passarvi la parola a vicenda. Grazie Giulio, inizio dall'ultima domanda. Sì, è senza dubbio pertinente utilizzare la categoria interpretativa di guerra civile, sia per la fase di più marcata corsizzazione del conflitto, sia anche per le fasi precedenti, perché una componente armata lealista è presente fin dagli anni 30 nel dispositivo militare genovese, è particolarmente consistente, è mobilitata su base parentale, è espressione di conflitti locali che si sviluppano su diversi livelli, a livello di provincia, a livello di comunità e a livello stesso di parentela, ossia elementi dello stesso gruppo familiare che si contendono, che si scontrano e si schierano su posizioni contrapposte nell'ambito di una competizione per l'egemonia all'interno della consorteria parentale, della consorteria familiare. È più marcato nella fase successiva al 1743, perché a un disimpegno marcato militare genovese corrisponde un maggior ricorso alla capacità di mobilitazione dei gruppi parentali lealisti, con una notevole poi fluidità di schieramenti, perché una dei nodi strategici della capacità di resistenza genovese anche nei momenti di maggior crisi è quella di saper cooptare all'interno del partito lealista gli elementi scontenti del fronte ribelle, del fronte indipendentista, per citare il caso più celebre, quello di Mario Emanuele Matra, che da leader del fronte ribelle passa a essere uno dei punti di riferimento, se non il leader del fronte lealista, nel momento in cui Pasquale Paoli gli scalza la leadership del fronte ribelle. Per quanto riguarda, passando invece a un altro tema di riflessione introdotto da entrambi gli interventi precedenti, nel caso che ho studiato io, quando ho parlato di inversione di ruoli e quando ho parlato di caratterizzazione del conflitto sotto il profilo della guerriglia e della controguerriglia in entrambi gli schieramenti, a seconda del contesto operativo, ci troviamo sostanzialmente in una realtà in cui la politicizzazione di quello che è il fenomeno banditismo si declina sia in senso modernizzatore sia in senso conservatore, a seconda dello schieramento, con fluidità poi, perché chi passa da uno schieramento all'altro passa sostanzialmente dal sostegno armato a un progetto di restaurazione dei rapporti di potere tradizionali a il sostegno di un progetto indipendentista e poi repubblicano costituzionalista in seconda battuta. Negli anni 30 indipendentista regio, con quella figura particolare che è quella di Teodoro di Neuhoff, l'avventuriero tedesco che viene nominato re di Corsica dai sollevati, e poi prima con Giovanni Pietro Gaffori, che è il leader dei ribelli ante Paoli, seguito poi da Mario Emanuele Matra per breve tempo, e poi soprattutto con Pasquale Paoli, ecco che prende corpo un progetto, e la mobilitazione, la politicizzazione quindi su entrambi e su entrambi i fronti, ripeto, con una marcata declinazione, con un'influenza decisiva delle logiche di potere locale, che influiscono in maniera determinante la scelta del progetto politico generale, in una logica di competizione del potere che poi prende corpo, da qui aveva preso corpo sostanzialmente la sollevazione che era nata una questione fiscale, ma che poi aveva preso corpo come istanza di maggiore partecipazione da parte di una fetta del notabilato corso all'esercizio del potere. E
aveva trovato opposizione tanto nel potere politico genovese quanto in quel notabilato corso che aveva posizioni acquisite di potere consolidate all'interno del sistema di potere genovese, soprattutto nella parte meridionale dell'isola. Infatti nel mio intervento mi sono concentrato molto su due province, la Castagniccia e la provincia di Corte, che si trovano nella parte settentrionale dell'isola. Non l'ho sottolineato, ma in questa fase cruciale la parte meridionale dell'isola e aggregata intorno alle città di Ajaccio e di Bonifacio rimane permanentemente fedele a Genova in un contesto sostanzialmente di assenza di una presenza politica genovese diretta, cioè attraverso lo strumento della delega di potere ai gruppi familiari, ai notabili lealisti. Nel momento in cui tutte le risorse militari, la maggior parte delle risorse militari viene concentrato nel nord, il sud rimane sostanzialmente smilitarizzato per quanto riguarda e sottoamministrato per quanto riguarda la presenza genovese propriamente detta. La presenza genovese, tranne nelle due città, sul territorio, nel contado, si declina essenzialmente come delega del potere ai gruppi familiari lealisti. Ed è la fedeltà di questi gruppi familiari che permette di concentrare le risorse al nord. Lascio la parola agli altri adesso. Vado io, Giulio, prendo la parola. Sì, ok. Vai, prego. Stavo cercando di attivare il microfono. Sì, allora, ho preso qualche appunto ascoltando Arianna Risirota, la discussant, e poi anche gli anti-interventi successivi, perché effettivamente alcuni punti mi permettono poi di come posso dire, di aggiungere ulteriori elementi, ma soprattutto di riflettere alla luce appunto di questi commenti sul mio lavoro in generale. Allora, intanto il ruolo dei notabilati locali, a cui faceva riferimento Arianna, no? Perché effettivamente se la situazione appare per larga misura fuori controllo, ancora nel secondo Settecento, come lo era già stato diciamo nel secolo precedente, è perché effettivamente lo Stato fa molta fatica a intervenire sul territorio e a scalzare una rete di relazioni e delle, come posso dire, delle reti di potere locali molto forti. Questo anche per effetto di appunto una scelta politica del governo della Repubblica di Genova, il quale diciamo non investe più di tanto su strumenti di coercizione che gli permettano di avere un appunto stringente controllo del territorio. Questo per scelta politica, perché effettivamente avrebbe richiesto naturalmente un esborso anche di risorse importante che lo Stato deliberatamente non intende investire. Il governo che la Repubblica di Genova articola sul territorio è un governo, e lo si legge molto spesso nella storiografia genovese, leggero. È un governo leggero, è un governo che tende a impostare una sorta di tutorato sul territorio, mandando dei giusdicenti che sostanzialmente facciano soltanto da paceri tra le parti in causa, tra le parti in lotta, senza intervenire più di tanto, senza affermare più di tanto il potere centrale. E le stesse attribuzioni, se andiamo a vedere le attribuzioni che hanno questi giusdicenti, sono molto leggere, non hanno la capacità di incidere più di tanto appunto nel processo decisionale e nell'applicazione della volontà centrale sul territorio, per non dire dell'esercito, perché su questo Emiliano credo avrebbe molto da dire. Genova è uno stato leggero anche da questo punto di vista, perché non ha una forza armata che le consenta di appunto imporre il suo controllo attraverso la forza sul territorio, e non ha forza di polizia, perché anche lì chiaramente non investe su questi strumenti e lascia che sia il territorio stesso a controllarsi, come ho cercato di mostrare col caso delle compagnie contrabbanditi, che sostanzialmente no, non è altro che un modo per dire alle comunità fate voi, no? Quindi ecco, quando Arianna parla di misure tampone, di
un certo senso immaturità, di mancanza di, come posso dire, di una strategia definita di controllo, di polizia del territorio, è vero, perché non c'è ancora, e non c'è ancora a fine Settecento, ancora alla fine dell'ancien regime manca questo tipo di cultura politica. Altro aspetto è quello dell'orografia, assolutamente importantissimo, che io non ho toccato anche per ragioni di tempo, ma ovviamente è molto importante tenere in considerazione il fatto che ci sono delle ragioni anche caratteristiche del territorio nello sviluppo di questi fenomeni. Una cosa che posso dire adesso, non rubando troppo tempo, è però che non è un caso che il banditismo si sviluppi prevalentemente nell'entroterra ligure, in quanto è lo spazio e l'area dove la giurisdizione statale va a intersecarsi con quella dei feudi dell'arco appenninico, soprattutto a Levante, guarda caso soprattutto a Levante più che a Ponente, dove ci sono enclave feudali più grandi, non so, Oneglia, Finale, sono grandi enclave feudali, ma non c'è quell'arcata appenninica come nel Levante Ligure, dove il territorio è costellato da feudi, e questo permette ai banditi chiaramente di avere un terreno fertile, perché le loro attività, le loro azioni possono essere compiute sul territorio statale, poi queste persone si vanno a rifugiare nella giurisdizione dei feudatari e sono chiaramente, come posso dire, protette. Tanto è vero che ho trovato molto spesso accordi tra il governo e i titolari di questi feudi, i feudatari appunto di queste comunità appenniniche, accordi che permettevano alle forze diciamo genovesi, alle forze di governo, quindi cosa vuol dire? A volte anche l'esercito, a volte si manda l'esercito, a volte si mandano drappelli di soldati, oppure che permetteva alle compagnie contrabbanditi di una comunità della Repubblica di Genova di portarsi sul territorio di un feudo per realizzare delle operazioni di polizia, chiamiamole così. Poi Antonielli preferirebbe parlare di pre-polizia, ovviamente, come è giusto che sia. Quindi l'orografia. E poi un altro aspetto molto importante è quello economico. Ecco, non mi sono assolutamente presentato come storico economico, per quanto poi negli ultimi anni abbia sviluppato in relazione a come posso dire, alla storia marittima più ricerche proprio di storia economica, effettivamente, me ne rendo conto. Però non mi sono presentato e non voglio presentarmi come storico economico, ma senz'altro la questione, diciamo, del costo della vita è fondamentale in questo quadro analitico che abbiamo descritto fino adesso. Vorrei azzardare una considerazione. Arianna prima diceva, prendendo una nota del mio saggio, dove io in realtà cito Ortalli, cito vecchi lavori sul banditismo, che il periodo tra il 5 e il 600 è un periodo di grande recrudescenza del fenomeno. Guarda caso lo è anche il 700, cioè i secoli di crescita demografica, i momenti di crescita demografica. Alla fine del 500 lo sappiamo benissimo, la popolazione raggiunge appunto livelli molto alti, come non succedeva da parecchio tempo. Il periodo di fine 500 e primissimi del 600 è un periodo di grande esplosione demografica, e lo anche poi il 700, quando aumenta il costo della vita, e chiaramente diventa probabilmente come posso dire, necessario ricorrere a strategie di questo tipo, per cui il banditismo si spiega anche in relazione all'andamento poi della popolazione, all'andamento del costo della vita, e in questo senso appunto senz'altro c'è un legame molto stretto anche con le dinamiche economiche. Dopodiché riprendo un'ultima considerazione che ha fatto Alessandro, perché devo dire che mi fa molto piacere vedere a distanza di parecchi anni come questi temi vengano ripresi e rielaborati e anche sottoposti a nuove domande, a nuove chiavi di lettura. Questo è molto interessante. Io ero agli esordi da ricercatore quando studiavo nel PIN di Antonielli, e questi temi venivano
analizzate in maniera molto rigorosa, ma con un'altra prospettiva rispetto a quella che vedo adesso in questo frangente, e vedo porre delle domande molto interessanti e nuove. Mi permetto così di riprendere uno spunto di Alessandro, perché mi è sembrato molto interessante quando dice che queste forme, diciamo, adesso io non ho il lessico che avete voi perché studio altre cose, ma diciamo di insorgenza, di controinsorgenza, di banditismo, di questi tipi di fenomeni come anticipatori delle rivoluzioni, o comunque come fenomeni che avvengono non a caso e si sviluppano non a caso in maniera forte proprio a ridosso delle grandi rivoluzioni tardo-settecentesche. Ed effettivamente mi viene in mente anche una cosa, che non c'è da, come posso dire, trascurare il fatto che in questo secondo Settecento comunque la società iniziava ad avvertire un certo disagio anche nei confronti di vecchie logiche di antico regime. Cioè non è che bisogna arrivare alla Bastiglia il 14 luglio, no? Poi quello è un contesto tutto particolare, ma mi rendo conto che studiando anche il secondo Settecento viene sempre più fuori come c'è una società molto dinamica che cresce e che esprime una domanda molto articolata, e in questo quadro diciamo la vecchia ricetta dell'ancien regime risente degli anni che ha, dei secoli che ha. Quindi in un certo senso che le comunità locali, che l'elite locale manifestassero sempre di più un disagio, una contestazione nei confronti del governo di ancien regime, della Repubblica di Genova in questo caso, attraverso anche queste forme, diciamo, non stupisce, anzi rientra in una logica che poi è quella di un lento e inesorabile declino, diciamo, di quel modello di governo che in questi decenni si avverte moltissimo. Carmen Caligiuri. Grazie ovviamente a Paolo Calcagno. Grazie a te, grazie a voi. Grazie, allora prendo la parola. Scritto nel frattempo qualche appunto come risposta. Per rispondere alla professoressa Arianna Risirota, direi che sicuramente il brigantaggio ha tratto la propria ragion d'essere dagli spazi di assenza del potere statuale in Calabria, uno spazio di assenza che mi sembra fosse in realtà immenso, cioè lo era in epoca borbonica, precedentemente quindi al decennio francese, e lo avevano dimostrato alcuni eclatanti episodi come quello, il tentativo fallimentare della Cassa Sacra, oppure anche la leva del 1798, che non incluse le Calabrie, proprio perché non poteva includerle in qualche modo, ecco. E questi sono due degli esempi che mi venivano in mente su un'assenza statuale. Se il banditismo può essere considerato una lotta contro l'ingerenza dello Stato da parte della società, direi di sì in questo senso, perché in qualche modo le università erano anche abituate a una sorta di autogestione, autogoverno, e sicuramente l'affermazione delle moderne statualità mette in evidenza alcune problematiche, forse dovute proprio alla configurazione stessa del territorio, al fatto che la Calabria era effettivamente geograficamente, come la definisce anche Cavegnacco, una provincia difficile e maledetta. Infatti non a caso mi veniva in mente anche Mozillo, che si è occupato delle Calabrie, iniziava proprio dall'assenza di strade in Calabria, e non è un aspetto di poco conto in questo, dove non ci sono delle strade, delle vie di comunicazione, non può arrivare la presenza dello Stato, ecco. Ed è una delle prime cose che effettivamente nelle lettere di Giuseppe Bonaparte, appena arriva nel Regno di Napoli, dice proprio questo: dobbiamo costruire la strada per arrivare in Calabria, perché è l'unico modo per far arrivare lo Stato, ecco. Sicuramente il brigantaggio in Calabria esiste però anche indipendentemente dalla presenza francese, perché diveniva anche un modo per risolvere i vecchi conflitti, gli antichi torti, appunto una giustizia, una violenza privata che ovviamente non poteva essere accettata da uno Stato che si voleva autodefinire moderno.
Vabbè, era un po' una sintesi, spero di essere stata esaustiva. E per quanto riguarda l'arruolamento degli ex briganti di cui mi chiedeva Giulio, e a me anche sembra un elemento molto interessante per indagare quel reinserimento parziale o non dei briganti all'interno della società anche stessa, che fu tra l'altro una delle conclusioni del professore Maurice Aimard a quel convegno tenutosi a Venezia nel 1983 sul banditismo. Brigante che diventa un traditore per gli ex compagni, una guida per le truppe, ma mai in realtà completamente accettato in quanto militare non di professione. Infatti ci sono dei dibattiti anche fra i generali stessi, cioè nel senso c'è una diversa visione nell'integrazione dei briganti, c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario, c'è chi dice che questo è solo un elemento per creare dei dissapori all'interno della colonna stessa, ecco, avere un brigante all'interno non era molto ben visto, cioè il brigante che veniva pagato, quindi sicuramente un qualcosa che funziona. Nel senso che i briganti ovviamente sapevano dove erano i loro ex compagni, conoscevano i luoghi, quindi è una tecnica che utilizza anche Cavaignac nei confronti di due dei più, di quelli che venivano considerati più famosi capo briganti dell'epoca, che erano Lorenzo Benincasa di San Biase e Andrea Orlando di Spilinga. Gli venivano praticamente concessi dei salvacondotti, in realtà di qualche giorno, che poi però furono estesi addirittura per me. Sì, però sicuramente questo pentitismo è in realtà abbastanza stagionale, perché sono molti più frequenti gli amnistiati nel periodo invernale, non potendo passare il periodo al di fuori del comune per ragioni di sussistenza anche, mentre poi ritornano in campagna nel periodo estivo, quindi ovviamente il pentitismo non è di natura ideologica, ma anche legato a delle contingenze quotidiane. E poi per quanto riguarda la domanda del professore Frugi su Cinque Frondi, allora ho ricontrollato proprio adesso gli atti di morte di Cinque Frondi nel frattempo, in cui il sindaco proprio all'inizio scrive giusto due parole dicendo che non si può fare un atto di morte come quelli regolari per questi individui, perché morirono di morte istantanea. Furono quindi pubblicamente giustiziati in piazza, fucilati, e dice che contro coloro che venivano imputati. Questo è l'unico motivo per cui vengono imputati di brigantaggio. Però non c'è scritto ovviamente sulla base di che cosa furono presi proprio questi individui o non. Se penso e posso supporre venivano imputati, lo erano dagli stessi abitanti di Cinque Frondi, perché la truppa arrivò dopo, quindi diciamo che gli stessi abitanti fecero dei nomi, cui penso poi abitanti di spicco, comunque che avevano una certa influenza e che venivano insomma giudicati positivamente, tanto da fidarsene insomma. Cosa volevo dire? Che quindi non è specificato l'atto di accusa, c'è una generica accusa di brigantaggio, in questo senso forse inteso come vero e proprio ribellismo, più che brigantaggio nel senso di darsi alla campagna, ma proprio di opposizione al potere legittimo, e si tratta per la maggior parte, perché ci sono nomi e cognomi con anche l'appartenenza alla categoria sociale, diciamo, la maggior parte sono dei braccianti o generali fatigatori, per la maggior parte quindi appartenenti a un ceto basso. Vi sono due notai, e fra quelli che insomma colpiscono anche di più, anche perché effettivamente si parlava di spettacolarizzazione della violenza, perché c'era fra le donne per esempio anche una ragazzina di 12 anni, quindi che tra l'altro questa è una cosa che era
in realtà illegale per la commissione militare che non giudicava i minori di 18 anni, o meglio, li assolveva. Questo non accade qui, infatti ci sono altri due sedicenni, per esempio, che vengono fucilati. Poi del resto, questo, spero di aver risposto. Certo che sì, Carmen Caligiuri. La parola quindi al professor Graziani. Sì, allora, due cose. Per Gianluca Fucci si può comprare il catalogo del Museo di Bastia, il Palazzo dei Governatori. Bisogna vedere con il direttore del museo, Silvan Grigori. Può venire della mia parte senza problemi. Per il resto, ho sentito l'affare della modernità. Lo stesso problema che Carmen Caligiuri. Infatti, in realtà, le vie in Corsica sono molto deboli sino a 1845, poco presto. Bisogna di sapere che non hanno fatto veramente strade in Corsica, hanno fatto una strada tra Bastia e San Fiorenzo, che è una cosa militare. Dopo hanno ripreso la strada del legno tra Sagone e Aitone, e dopo hanno fatto una strada molto molto difficoltosa tra Bastia e Ajaccio e basta. E in realtà cominciamo a avere qualcosa durante la seconda restaurazione. Sino alla seconda restaurazione la Corsica è senza strada. In realtà bisogna di prendere il battello per fare il giro per passare da una città all'altra. Non hanno veramente, ci sono piccole cose, ma strade reali no. Il primo problema è che il problema contro il brigantaggio. Non possono fare qualcosa perché non hanno la possibilità di rispondere a gente che conoscono veramente tutti i chiassi del paese e che hanno il numero per lì. Sono più numerosi che la parte che la gendarmeria, più la gendarmeria, hanno messo i gendarmi, più soldati, più eccetera, c'era più al momento hanno messo di più 400 personaggi di più, che sono volteggiatori, che sono corsi, che mettono contro altri corsi, perché hanno ripreso la vecchia maniera di fare dei genovesi, quando pensavano che la possibilità era di fare tagliare il capo a un bandito per uscire della macchia, come si poteva fare durante gli anni 1600. Hanno ripreso questa formula negli anni 1823, hanno fatto un corpo particolare di volteggiatori che sono corsi contro corsi, ma il problema è quello della modernità. Il problema nelle elite, se vuole, del paese, è di fare capire che hanno bisogno di altre cose. E in realtà, quando cominciano a fare durante il Secondo Impero, la parte coloniale, i corsi vengono veramente, cambiano tutto per partire in Algeria, in Vietnam, eccetera, eccetera. Veramente, e dunque divengono veramente
uno dei vettori importanti della Francia dentro la parte coloniale, se vuole. I ricorsi erano già gente un po' particolare, se vuole, perché accettavano di partire 4, 5, 7 mila all'anno per fare parte di tutte le armate del circondo, del circondo italiano, francese, spagnolo, eccetera, eccetera. Dunque avevano questa posizione e la Francia, quando arriva, cambia a momento, quando presenta l'impero coloniale, veramente i corsi sono stati uno dei vettori più maggiori, se vuole. Dunque è stata la possibilità di trovare posti in tutti i luoghi del mondo. E si vede una cosa straordinaria. Ho rivisto un giorno, ero alla Scuola Francese di Roma, la collezione della rivista coloniale. Rivista coloniale, al momento c'è Fernand Braudel, fa le prime pagine della sua del Mediterraneo, e fa nella rivista coloniale. Si guarda le prime pagine, quasi tutti, gente che sono tutti i luoghi dell'Africa, sono tutti corsi, veramente si vede bene, siamo negli anni 1930, veramente tra 1880 e 1930 c'è stata veramente una possibilità data ai corsi di fare parte di una cosa che era l'impero coloniale francese. E penso che quando si parla di modernità, è un po' bizzarro, se vuole, di parlare di modernità quando si legge che in realtà la possibilità data dalle popolazioni era di parte. Siamo con una popolazione da quasi 200.000 a poco presso, tra 180.000 al principio del secolo XIX. Arriviamo sino a 200.080 a poco presso, prima della prima guerra mondiale, e dopo casca veramente la popolazione, per andare sino a 150.000 negli anni 1950. Dunque vediamo bene che le possibilità della Corsica erano scarse, ma avevano la possibilità di entrare nella quella modernità dell'impero coloniale, e che è stato uno dei vettori importanti della Corsica del secolo XIX. Grazie anche ad Antoine Graziani. Io cedo subito la parola ad Alessandro Bombini per i saluti, diciamo, finali, il promemoria per il prossimo appuntamento. Sì, Giulio, innanzitutto un ringraziamento a te per aver diretto e coordinato i lavori del pomeriggio, e poi un ringraziamento va chiaramente alla nostra discussant, ad Arianna Risirota, che ha offerto spunti e riflessioni che ci saranno sicuramente utili nella fase di revisione dei testi. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, il 10 dicembre, venerdì alle 14, ci sarà la seconda sessione su rivoluzione e controrivoluzione nell'Atlantico. Ne approfitto anche per mandare un saluto al professor Angel Lombardi Voscan, che non si sta seguendo di Venezuela, e chiaramente un nuovo ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che si sono uniti a questa sessione. Grazie e niente, buon pomeriggio. Grazie Alessandro, grazie a voi. A presto, a Verdi, un caro saluto. Ciao, buona serata.